Allora, ragazzi, in Partiamo da breve, capo. stasera facciamo una diretta, una chiacchierata con Francescone su Piero Scaruffi, il critico più amato e al contempo odiato, sia da chi lo ama che da chi lo odia. Cioè, perché tutti abbiamo un rapporto conflittuale con lui. Perché ci fa felici molte volte, altre volte ci dà proprio tipo doccia fredda, che tratta male alcune cose che magari noi apprezziamo. E questo è ciò che dovrebbe fare ogni critico di un certo livello, secondo noi. Ovvero non assecondarci, noi, ma non come io e Francesco, noi in quanto persone appassionate di musica, che ci aspettiamo magari tipicamente dei giudizi simili ai nostri, e che invece non è detto sempre che debba andare così, ok? Ognuno ha un pochettino il suo metro di valutazione. E il fatto qual è però? Che di lui se ne parla sempre tanto, come ci diceva Francesco prima, perché chi lo odia, ma lo odia a livelli proprio, proprio, proprio. Perché tipicamente il pubblico generalista, ovvero quello che ama più che altro, che ne so, i Queen, o che ne so, Elton John, YouTube. o i Beatles, vabbè, andiamo subito al piatto forte. Quando legge le schede di Scaruffi, rimane un po' indispettito, perché poi il web è pieno di voti da, che ne so, 10 su 10 per questi autori, quindi tutte stelline, tutti Metacritic eccelsi, e da lui magari c'hanno 3 su 10, 4, 5 e via così. Quindi stasera ci sono delle letterine che delle persone hanno scritto a Scaruffi per criticarlo negli anni, perché lui è uno che appunto ha la mail lì a disposizione, se uno ha qualcosa da dirgli, gli scrive e beh, magari lui ti risponde, spesso lo fa. E cioè, molte persone negli anni, negli ultimi più di 20 anni, 30? Eh sì, diciamo 20-25 anni, dai. 25 anni, Almeno che gli scrivono, penso sì. gli mandano ste mail e lui gli ha risposto, e le più simboliche, le più significative, lui le ha pubblicate su una pagina, anzi in realtà 3 pagine più due direttamente su una su Bowie e una sui Beatles, dove spiega le sue motivazioni. Ok, Francesco ha preso qualche appunto e noi utilizzeremo queste domande come spunto proprio per sviscerare un pochettino il discorso sulla critica, perché su questo Francesco convergerà, immagino, con l'opinione. Scaruffi è proprio l'immagine del critico, ovvero colui anche che divide nettamente i giudizi, che separa un po', sia col numeretto, sia proprio con le parole, ciò che dovrebbe essere rilevante, o si spera lo sia, da ciò che fondamentalmente è evitabile e forse è meglio trascurare in alcuni casi. Quindi, Fra, che ci dici di Scaruffi? Iniziamo un pochettino come l'abbiamo conosciuto. Ecco, tu me l'avevi chiesto prima, però ho parlato già parecchio io adesso. Quindi ti chiedo, come hai conosciuto Pierone? Beh, allora, naturalmente l'abbiamo conosciuto tutti sulla rete perché lui è un personaggio, insomma, del web, un critico famoso innanzitutto sul web. E oggi essere famosi sul web significa essere famosi, punto e basta. Perché io sento molte persone che mi raccontano spesso anche in discussioni così, diciamo, private, che Scaruffi è un critico conosciuto soltanto in Italia, perché è italiano. Beh, ragazzi, io vi posso dire tranquillamente che frequentando anche, diciamo, Rate Your Music e altri siti statunitensi, eccetera, eccetera, Scaruffi è conosciuto pure in Thailandia, in Vietnam, in Cambogia, in Islanda, in Perù, in Paraguay, in Messico, in Argentina, in Alaska. Cioè, io ho contatti. Cioè, io una volta ho chattato con uno parlando dei Dead Sea in Nuova Zelanda e lui mi parlava di Scaruffi. Quindi Scaruffi è un personaggio famoso in tutto il mondo, ma che sia famoso o meno mi interessa poco, ma questo è giusto per dire che non è un personaggio circoscritto. Sicuramente è più famoso dei nostri presunti critici, quelli che stanno sempre lì pronti col numeretto alto da piazzare all'ultimo disco uscito. E insomma, voglio dire, naturalmente c'è anche molta invidia nei confronti di Scaruffi. Io questo lo noto perché poi lui ha scritto una storia del rock parlando di tutto,
E naturalmente, questo lo dice anche Scaruffi in una sua risposta ad una lettera, quando tu scrivi una storia del rock parlando di tutto, allora gli specialisti si offendono. Vabbè, però degli specialisti magari parliamo dopo. Adesso ti racconto come l'ho conosciuto. Beh, naturalmente sulla rete, andando un po' a zonzo così, nei primi tempi, fine anni 90, fine anni 90, uno cercava notizie, no? Sulla musica. E se ricordo bene, cercavo notizie proprio, sai, su queste band un pochino particolari della Germania, i Faust, che avevo letto alcuni articoli, ero già un appassionato un pochino di quelle, amavo già Beefheart, lo avevo conosciuto grazie ad un'enciclopedia del rock. E quando ho visto la sua classifica dei dischi preferiti, che però naturalmente è mutata durante gli anni, tranne la prima posizione, Trautmann Skrellinger, beh, io praticamente mi è caduta la mascella, no? Hai presente i cartoni animati, no? Mi è caduta proprio la mascella, perché io ero abituato a leggere, come tutti, quelle classifiche in cui su 100 posizioni c'erano 10 dischi dei Beatles, 7 di David Bowie, 5 di Bob Dylan, e io qua là mi ritrovavo di fronte a Tim Buckley, Per Ubu, Gong, Capitan Beefheart, Robert Wyatt, Faust, Can, Amon Diul. Cioè, ma è normale che, voglio dire, è diventato all'istante Shock. uno shock, perché io poi mi sono andato a cercare quelle band che non conoscevo ed è stato comunque uno shock, perché mi sono reso conto che c'era anche un'altra possibilità, un altro modo di fare critica. E visto che io, diciamo, ero già un po' appassionato di critica musicale, all'epoca suonavo anche in una band, mi piaceva anche un po' parlare di musica, no? Tra di noi, così piccole cose scritte tra di noi, piccole recensioncine che scambiavamo, per me è diventato un eroe. Ma perché mi ha aperto gli occhi e mi ha anche dato dei consigli su come iniziare, diciamo, a scrivere. E lui mi ha sempre detto di non fregarmene minimamente di quello che dice, diciamo, il marketing alla gente. Perché è ovvio, guarda un po' le classifiche di fine anno delle riviste, è sempre la stessa roba. È sempre la stessa roba. Cioè, non è possibile, c'è qualcosa che non va. Io ho fatto esperienza diretta, e te l'ho raccontato e lo voglio raccontare un'altra volta, di alcune etichette discografiche italiane che non mi hanno più inviato i promo nel momento in cui si sono resi conto che io adoperavo un metodo molto, diciamo, particolare, cioè quando un disco non mi piaceva lo segavo, 5, 4. Gente che mi ha chiesto di rimuovere i voti nel momento dopo aver scritto la recensione. È così che funziona in certi ambienti critici. Io non dico, non tutti, per carità, però è così che funziona, perché Piero Scaruffi lo dice: se vuoi essere amico di tutti, devi parlare bene o male Certo. bene di tutti. Quindi per me Scaruffi non è la verità assoluta, perché in critica, a livello di critica musicale, letteraria, artistica, non esiste la verità assoluta. Esistono delle opinioni, esistono delle posizioni che possiamo rispettare o meno. Scaruffi parla male di tanti miei eroi musicali dell'adolescenza, Genesis, io ho amato anche i Queen, ma anche gli U2 ascoltavo, ma certamente non mi metto a piangere e a sghignazzare, non gli ho mai scritto una letterina per offenderlo oppure per pregarlo perché magari deve alzare il voto a quel disco degli U2 o dei Queen. Cioè, ma di che stiamo parlando? Questo è infantilismo. Io ho conosciuto dei bambini, dei mocciosi, gente di 30-40 anni che veramente si comporta in modo vergognoso. Cioè, lo offendono proprio nella persona perché magari ha parlato male dei Beatles, ma anche se avesse parlato male dei Beatles, e a me se non concesso che la verità assoluta ci dicesse che i Beatles sono la band più grande di tutti i tempi, a me se non concesso, e per me non è concesso, anche se lui dicesse il contrario, non bisognerebbe offenderlo. Questo è Certo, quanto. Perché noi certo. siamo abituati a leggere che i Beatles sono gli dèi, punto. Gli Ma unici. poi gli unici, ma io te lo posso assicurare, io fino ad una certa età la pensavo allo stesso modo. Anche Poi ho io. iniziato ad ascoltare tante cose, ho iniziato ad approfondire gli anni 60, e io gli anni 60 li ho approfonditi in maniera bestiale quando ho scritto il libro su Beefheart. In quel momento io ho capito tante posizioni di Piero Scaruffi. Io in quel momento l'ho capito, ma l'ho capito io, non dico che questa è la verità. Questo è quanto. Dimmi la tua. Allora, io ho conosciuto prima Onda Rock e da lì il Grazie. passo è breve perché poi c'è poco da dire, insomma, la critica italiana, nello specifico quella che ho scoperto conoscendo Onda Rock, è
è estremamente influenzata dai giudizi di Scaruffi. Estremamente influenzata. Non lo dire in giro, non lo dire in giro, No, altrimenti. raga, è palese, è palese. Cioè, se voi, questo è un esempio che facevo a un mio amico qualche tempo fa. Se voi prendete una band, simbolicamente, che non sia appunto fra le più conosciute in assoluto, appunto che non siano i Beatles, e vi mettete sui siti nostri italiani a vedere qual è il loro disco più acclamato, tipicamente coincide con quello dei Scaruffi. All'estero non è così. All'estero non è così. Se voi andate sulle pagine anche di Wikipedia, semplicemente, inglesi che trattano i vari dischi delle band, vedrete che tipicamente il capolavoro di quella data band magari non è considerato tipicamente quello lì nello specifico. Faccio un esempio. Nel tempo ho visto che, per esempio, dei Doors all'estero non è detto che il primo sia considerato migliore del secondo. Ok? Cioè, c'è una divergenza di opinioni su questo. Qui in Italia tutti convergiamo su quella posizione lì. Beh, questa è una cosa tipicamente scaruffiana, perché poi qui Scaruffi lo fa da, non so, appunto 30 anni, ok? Quindi, finché non trovo qualcuno che ha scritto qualcosa di quel tipo prima di lui, con tanto di numeretti alla mano però, perché poi ecco c'è anche questo da dire, che tipicamente nelle nostre webzine e nelle nostre riviste magari c'è anche il voto. Tipicamente il voto coincide con quelli di Scaruffi, anche proprio a livello di scala, ok, di metrica. E quindi se tu scopri una webzine nostra perché ti interessi di musica, tipicamente poi arrivi un po' a quella che sembra essere ad oggi la fonte, che è pieroscaruffi.com, sì, era .com, Sì, è sembra .com. così, proprio. E quindi io precisamente non ricordo quando l'ho scoperto, anche perché inizialmente, ecco, appunto, mi fece forse anche un pochettino incazzare Scaruffi, proprio per questo suo modo, alle volte anche sprezzante, no? Perché, ecco, se tu sei un po' nabbo, come si dice su internet, ovvero conosci poco dell'ambiente musicale, appunto, ti aspetti, che ne so, che i Beatles siano gli dèi, vedi uno che dà tutti quei tre, comunque ti innervosisci, no? Poi, ecco, il tono è molto sarcastico, molto sprezzante anche, e questo poi magari ne parleremo con Francesco dei perché, e quindi un pochettino rosichi. Poi però uno non si può fermare lì, no? Perché poi vedi che c'ha tante altre schede, capisci che il lavoro non finisce lì, lui anche lo dice, ho fatto 5.000 schede, perché ti leggi solo quella sui Beatles? E capisci che forse è un pochettino tutto contestualizzato, che la scala ha un suo perché. E i significati, insomma, cominciano a trasparire fra le righe, fra i numeretti. Perché poi, parliamoci chiaro, le persone leggono i numeri, soprattutto. Difficilmente leggono le schede intere. E quindi, ecco, anche per me è stato, a suo modo, un po' un'epifania, quella scaruffiana, perché mi ha fatto conoscere una miriade di artisti. Mi ha fatto rivalutare una miriade di artisti, mi ha fatto arrabbiare molte volte. Ci sono cose che non mi piacciono. Per esempio, a me la scheda su Bowie non mi piace. Non perché debbano essere tutti belli i dischi di Bowie. È proprio anche il tono, ci stanno alcune cose che non mi tornano. Ma se dovessi dire oggi qual è il mio critico di riferimento, non direi sicuramente Francesco Nunziata, perché ormai già l'ho agguantato a forza di complimenti. Ma sarebbe probabilmente proprio Piero Scaruffi, che però Vedo, non vedo. ci viene a trovare in live perché lui parla solo inglese. Ma se riesco a portartelo in live qua facciamo proprio, ma immagina un È po', no? casino. Io poi mi ritrovo la gente fuori casa che ci vuole picchiare, perché poi capisci, diamo voce a Scaruffi, cioè, voglio dire. Vabbè, diventiamo nemici proprio della No, ma patria. io, ma guarda, io con Scaruffi e soprattutto poi sul forum di Onda Rock mi sono fatto le più belle discussioni con gente che veramente sta male, gente che veramente sta male, gente che mi scriveva dicendomi: no, ma tu non puoi pensarla come lui, non puoi pensare che Bowie abbia fatto quel disco e che quel disco non sia un capolavoro. Gente che sta male, perché capisci? Gente che va lì a leggersi la scheda di Bowie e vede il voto. E piange, io lo so, io me lo immagino, sta gente che piange, cioè capisce, è come Oppure se che io si andassi. innervosisce e cominciava io. Sì, allora io ho una venerazione, sono cresciuto con i Genesis. Che cosa dovrei fare?
dovresti ammazzare. Guarda, se è quello Dici il due, modo. sette prendono i Genesis, almeno Bowie un 7,5 se lo becca, no? Voglio dire, Ma è che merito cosa di ne Brianino. è? Vabbè, quella è una battuta che andava molto sul forum, perché sul forum, guarda, sul forum di Onda Rock ne abbiamo viste tante. Anzi, c'è stata anche un'annata in cui ci divertivamo proprio a sfotterci. Cioè, facevamo proprio dei proto-meme in cui mettevamo. Abbiamo fatto anche la copertina di Low di Bowie e abbiamo scritto sopra Brianino. Cioè, che il disco non era di Bowie, ma poiché aveva fatto tutt'ultimo, quindi il disco era di Brianino, capisci? E poi gli Ash Jar Tempo che diventavano Ash Jar Merda. Cioè, queste cose fantastiche. Ma lì c'era lo sfottò. Beh, certo. La cosa brutta è quando poi, sai, si trascende, si arriva addirittura nel personale, capisci? A me dà fastidio quando addirittura la gente sfotte Scaruffi perché ha un sito vecchio, ma lui lo fa perché vuole che anche chi ancora ha una connessione lentissima riesca a caricare velocemente le pagine. No, deve rinnovare il sito, deve mettere l'immaginetta, deve, Ma cioè, sti gente, cazzi. cioè, capisci? No, ma guarda quella scheda, cioè gli accenti. Ma stiamo scherzando? Cioè, io mi posso andare a leggere una scheda dei No Trend, no? Dei Dead Sea, ma dove cazzo le trovo? Dove le trovavo, anzi, 25 anni fa queste Beh, mo cose? adesso è facile, nel Adesso sì, 2022. ma certo, per non parlare di quelli che lo scopiazzano, di quelli che lo criticano, l'hanno scopiazzato, e lasciamo perdere. Allora, ci sta la pagina letteraria sua con gli scrittori, che fra i vari scrittori, le opere consigliate degli scrittori, c'è cioè tipo ogni tanto appare questo scrittore che si chiama Joostol Disfage. Allora, cioè io vado su internet e cerco e trovo che su molte liste c'è sta sto Joostol Disfage. E il fatto qual è? Che quella è una cosa che ha messo lui per notare chi copia e chi non copia le cose che lui scrive. Cioè, quella è You Stole This Page. Cioè, tu hai rubato questa pagina. E non ti sei neanche curato di levare un artista finzionale che sta lì a sfotterti. Cioè, ci stanno queste trovate Vero. intelligenti che poi sono cose nascoste. Oppure, se voi scrivete su Google Scaruffi Greta Van Fleet, esce fuori solamente la pagina delle Zeppelin. Cioè, queste ragazze sono cose divertenti, cioè, sono cose proprio No, ma divertenti. la cosa bella è che Scaruffi, se Scaruffi è famoso, lo deve ai suoi detrattori. Cioè, È vero, perché fanno pure capisci? rumore. Allora, se i Maneskin sono famosi, e soprattutto perché la gente rompe i coglioni e ci vuole far sapere che non ama i Maneskin e sta lì a fare queste idiozie, no? Mette, che ne so, il disco di Frank Zappa e scrive altro che Maneskin. Oh cazzo, non ce ne eravamo accorti. Come se poi Davvero? Frank Zappa stesse lì a preoccuparsi dei Maneskin. Cioè, ragazzi, ma andate, non rompete i Poi coglioni. Ma non... cioè, magari ecco, hanno preso Frank Zappa, uno che magari avrebbe fatto una cover dei Maneskin per No, ma quanto era pazzo. sicuramente, Cioè, capito che ti ma no. voglio Ma la gente è impazzita quando ha visto i Maneskin con Iggy Pop e Rolling Stones. La gente è morta perché sta gente che ha rotto i coglioni per anni con Iggy Pop, lo spirito del punk, il rock, gli Stones. È morta la gente, capisci? Perché non si rendono conto che anche Iggy Pop e gli Stones vendono, commerciano, capisci? Fanno commercio Certo, musicale. Anche certo. il mio adorato Beefheart a un certo punto voleva vendere dischi. E non ci è riuscito. Quindi, ragazzi, non rompete i coglioni. Se non vi piacciono i Maneskin, non li ascoltate. Non perdete tempo a parlarne male, perché il marketing funziona così. Più ne parlate male e più se ne parla. Lo È vero. sapeva bene anche il nostro amato Peter Steele. Lui è con Slow Dippin' Hard, ha venduto tanti dischi quando ha fatto il tour in Europa dove la gente lo voleva uccidere per Der Untermensch e lì hanno venduto migliaia di dischi. E capisci? E Peter Steele poteva dire: io non voglio morire perché devo rompere i coglioni alla gente. Capisci? Allora, Vabbè. questo è il problema. Quindi Scaruffi è famoso, Scaruffi deve ringraziare i suoi detrattori. Io perciò ogni volta che leggo un post di Scaruffi, io magari gli scrivo, dico: Piero, sei diventato ancora più famoso oggi. E lui dice: ah sì, grazie. Mannaggia la miseria. Allora, fra io partirei subito con qualche domandina. Qualcosa Sì, così. io avevo proprio questa qui davanti, no?
che dice perché non riscrivi, partiamo da proprio un po' così, in medias res, no? Buttiamoci subito nelle cose forti. Qui si parla un po' del chiedono a Scaruffi perché non hai fatto, insomma, rivedere la tua storia del rock dagli specialisti. Questa cosa degli specialisti che io ho sempre, diciamo, discusso anche a volte con te, no? Perché lui dice che gli specialisti tendono spesso ad essere ignoranti di tutto il resto. Ad esempio, se io sono uno specialista, non lo so, di pop cubano, naturalmente conosco a menadito il pop cubano Tutto. e le mie valutazioni sono sballate perché, questo lo dice anche sempre lo stesso Scaruffi altrove, cioè ogni nota, ogni sua nota critica è in relazione con tutte le altre. Quindi naturalmente ogni genere, ma questa vabbè, questa poi è anche critica letteraria da quattro soldi, facciamo un po' di critica letteraria da quattro soldi, quindi scusateci, ogni genere è in relazione con tutti gli altri. Quindi è normale, no? Il giallo è in relazione con il noir è in relazione con il romanzo storico, naturalmente, altrimenti non avrebbe senso il concetto di genere. Quindi è normale che se io sono uno specialista e conosco il metal, ma non so nulla di noise, nel momento in cui incontro una band che suona death metal, però con propaggini noise, ma tipo i Portal, naturalmente i Portal non li apprezzerò. E guarda caso, chi è uno specialista del metal non Non li apprezza i ascolta i Portal. Portal. E i Portal sono i più rivoluzionari degli ultimi 20 anni nel death metal. Quindi io su questo concetto diciamo, su questo discorso degli specialisti, lo capisco. Quindi lui dice: è meglio una storia, è molto meglio scrivere una storia del rock parlando un po' di tutto piuttosto che scrivere su un singolo genere. Per carità, io leggo le monografie sui generi, però mi rendo conto che l'ignoranza di un altro genere, di altri generi, Ma fa porta, danni, eh? diciamo, fa danni, perché poi quella monografia è tendenziosa, capisci? Non so, io penso che tu su questo, conoscendoti, No, convergerai, no? sono d'accordo perché poi gli specialisti secondo me servono soprattutto quando uno vuole approfondire proprio tantissimo quella cosa, ma sempre mettendolo in Certamente. relazione con qualcos'altro. Cioè, che ne so, ascoltavo l'altro giorno un discorso di Barbero, lui è un medioevista, però, cioè, sa un po' di tutto, poi chiaramente del Medioevo sa tutto, però Ovvio. per sapere bene anche le cose del Medioevo devi sapere anche tutto ciò che circonda quel periodo storico. La musica è la stessa cosa, ma come appunto il cinema, come tutto quanto, ma in realtà proprio il sapere, la conoscenza, secondo me, ha proprio un fondamento nella varietà degli argomenti, perché approfondire tantissimo un qualcosa, sì, ti fa conoscere a menadito quel qualcosa, ma non ti rende esperto proprio del tuo settore. Se tu Ma tratti la musica, regà, è ampia. E sì. quindi nel momento in cui tu però raggruppi tanti specialisti, perché poi ecco, fra le domande ti suggeriscono, perché non fai fare un mappazzone di opinioni di specialisti? Specialisti. Perché poi non esce fuori qualcosa di unitario. E dice, questa è una cosa tipica poi, questo modo di vedere le cose, è tipico degli italiani e dei francesi, che praticamente cercano di fare le cose in maniera molto artistica, quindi cercando di rendere totale il discorso di chi che sia in ogni ambito, e quindi tu praticamente scrivi un qualcosa che è un agglomerato di visioni, tutte specializzate, e non impari nulla. Non impari nulla. Perché non hai i parametri che stabiliscono il valore di un qualcosa rispetto a qualcos'altro. È tutto assoluto, perché è tutto totalizzante. Quindi se tu parli appunto con un metallaro, lui ti parlerà del metal come se fosse l'unico genere esistente. Cioè io non ho mai sentito per assurdo parlare un metallaro di qualcosa che non fosse al massimo l'hard rock. Difficilmente vai sotto, Sì. perché si rimane in quell'ambito lì. E quindi anche tante cose che hanno influenzato il metal, per esempio, non si conoscono. Cioè, di metallari che conoscono bene il punk, io non ne ho conosciuti nella mia vita. Quando in realtà è fondamentale. Perché poi, ecco, se parli di Metallica non puoi non conoscere il punk. Cioè, devi conoscere il punk, devi conoscere l'hardcore. E quindi le cose sono importantissime, viste in un insieme, che non è solo di genere. Poi ben vengano gli specialisti, perché non è che stiamo ridimensionando quel tipo di figura lì. Però
Però quello va bene soprattutto in ambito storiografico e proprio divulgativo, perché poi il critico deve fare qualcosa di diverso, deve mettere le cose in relazione fra loro. E quindi diffidate sempre da chi parla di un solo genere, diffidate, ecco, per esempio ci seguirà magari qualcuno che ama i videogiochi, diffidate della valutazione di quello che gioca solo, che ne so, giochi di corse o solo giochi sportivi. Perché vi perdete veramente la parte oggettivante della critica, che è quella molto, molto interessante, la più interessante probabilmente, è quella che vi lascia più cose. Ok? Quindi sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E quindi, siccome poi Scaruffi fa dei discorsi molto a rischio di controversia, possono essere malinterpretati, quella chiaramente non è una critica agli specialisti, quanto una differenziazione fra il ruolo dello specialista rispetto a quello del critico. Questo Ma che poi in realtà tu citavi Barbero, no? Barbero è appunto un medievista, lui ha quella formazione lì, perché guarda caso, proprio nel Medioevo, no? C'era questa idea del sapere universale, Esatto, dell'universitas, no? esatto. Oggi invece la tendenza è appunto alla specializzazione. È anche una questione filosofica, se proprio volessimo dirla tutta, perché l'essere è frammentato, no? Diceva Machado, l'essere è proprio tutto frammenti, è solo ente ormai, e quindi naturalmente si tende alla specializzazione, però ovviamente si perde di vista tutto ciò che c'è intorno. Ma e questo poi, tra l'altro, ecco, per riallacciarsi a un altro discorso, no? Sempre per quanto riguarda gli specialisti, naturalmente se Scaruffi, ma chiunque, no? Facesse rivedere la propria storia del rock, diciamo generalista, chiamiamola così, dagli specialisti, naturalmente salterebbero fuori almeno un numero di capolavori decuplicato, perché poi il metallaro Certo. tira fuori almeno 200 capolavori. Io sono un appassionato di metal, ma non ci arrivo a 50 capolavori, No. nemmeno a 30, ma forse nemmeno a 30. Saranno Anzi, poco più di 20. sicuro nemmeno a 30 capolavori, non ci arrivo, ma non ci arrivo davvero, ma non perché io voglia fare lo snob, perché un'altra cosa interessante su cui voglio coinvolgerti, Claudio, è questo discorso che fa Scaruffi. Lui dice: più io amo gli artisti e più divento cattivo, critico, severo quando sbagliano un disco per me, ovviamente. Condivido pienamente. Questa è un'idea che io ho sempre avuto, per carità, quindi non è una cosa che diciamo dice solo Scaruffi, perché questa, ad esempio, io stravedo per Dante Alighieri. Immaginiamo, no, che Dante, no, avesse potuto scrivere anche un'opera veramente mediocre. Ebbene, naturalmente io so, là sarei stato molto più severo, perché conoscendo cosa può fare Dante, vedi la Divina Commedia, naturalmente io mi aspetto sempre quello. E l'avresti fatto arrabbiare parecchio, Eh perché poi sì, quando lui si mette a vabbè. leggere la critica che gli fai tu, Dante, poi bisogna tranquillizzare, bisogna tenerlo Dante quando si arrabbia. Mi scrive, sì, no, ma questa cosa è interessante, perché poi ci porta a discutere della questione legata ai grandi nomi del rock, no? Rolling Stone, Bob Dylan, cazzo, Bob Dylan fa capolavori sempre, ogni anno, ogni disco di Ogni Bob. Ogni anno. scorreggia di Bob Dylan è un capolavoro, ogni suo testo merita, voglio Il dire, Nobel. no, il Nobel. Io sono stravedo per i Perubu, ma non, a un certo punto mi sono scocciato di recensirli, perché non ne potevo più di recensire roba mediocre. Conoscendo quello che possono fare, no? Conoscendo la visione del rock di David Thomas, che è uno che ha detto che il rock deve sempre andare oltre, deve essere sempre innovazione d'avanguardia. Caro David Thomas, non mi posso accontentare del brodino, me lo hai insegnato tu. Tu che eri un critico musicale, no? Lui si chiamava Croc Sbemont. Tu che scrivevi e volevi, diciamo, la roba rivoluzionare, non mi puoi rompere i coglioni poi con gli ultimi dischi facendo cose, per carità, appena sufficienti. Quindi il discorso è questo, no? Il discorso è che molte sue schede, prendiamo ad esempio Klaus Schulze, che c'ha una sfilza di tre, ma io lo capisco, I perché Tangerine Klaus Schulze. Dream. Eh sì, ma quella gente che ha visto, è arrivata veramente alle stelle con la musica, no? È normale che quando si trova di fronte il compitino, tu lo seghi e fai bene, perché è così, è così. Ad esempio, io sarei cattivissimo se fossi ancora in vita con Bifart e
e magari mi propone un brodino di Trautmann-Scrempia, io gli piazzerei tre, perché da lui non me lo aspetto. Me lo posso aspettare da una band a quattro soldi, dal post-punk revival, no, dei nostri giorni, che fanno sempre le solite cose, Gang of Four, eccetera, eccetera, va bene. Perché Certo. quelli, voglio dire, sono musicisti, per carità, buoni musicisti, ma non dei geni. Ma io dai geni non mi posso aspettare nient'altro che il genio. Non so, tu Vabbè, se non te qualcosa... l'aspetti da loro, no, qua dicono una cosa Certo. interessante, Studio Recording Atlante dice Bob Dylan fa il disco dell'anno anche quando non pubblica un disco all'anno. Questa, io non leggo perché ho chiuso la pagina Twitch perché mi dava problemi con il ritorno, ma questo è un genio, bellissima questa. No, no, è vero. Questa, diglielo che questa me la rigioco però, Questa, questa... guarda, qui, no, lo so che è Francesco, no, si chiama Francesco anche lui. È Francesco Magro allora, è lui, forse, non so se è No, non, no, Francesco. non credo che sia Non lui. credi? È bellissima questa. È un altro Francesco, immagino, se ricordo bene, però ci ha preso perché poi, ecco, È così. fra Dylan, fra Springsteen e fra tutti loro, questi fanno sempre il disco dell'anno. Cioè, non ho mai visto, soprattutto poi sul cartaceo è ancora più devastante sta cosa, eh? Ha Ma no, voglia. sul Sì. cartaceo, regà, non Sì. ho mai visto un voto sotto all'8 per un disco loro. E No, beh, continua a vedere i 9 per ogni live che pubblicano. Cioè, se ma tu vedi sì. Springsteen che fa parecchi live, fa dei live di grande livello, ma tu Sì, ne puoi dare certo. 9 a tutti i live, oh? Ma quello è il cuoricino che batte, Cla. Il problema lì è che quella è la musica di quando loro erano giovani, come se noi non fossimo mai stati giovani. Cazzo, sono stato pure io giovane, no? Cioè, io da giovane stravedevo per i Genesis, ma non posso mica andarmi a vedere i Genesis oggi e mettere 9, dai, ah. È roba d'auspizio, per carità, Dai, ma con poi tutta ecco, la sta cosa grandezza. del voto, sta cosa del voto, qua bisogna fare un discorso sul voto, perché c'è questa tendenza ormai su internet, che è dove appunto i discorsi nascono, tipicamente muoiono molto alla svelta, ma questo no, questo persevera. Questo sui voti, oggi io ho mandato una fotografia a Francesco, proprio di una lettera in cui Scaruffi risponde a una persona che gli ha scritto. Dove praticamente gli si dice no perché tu dai voti bassi, i voti, perché i voti, non potresti togliere i voti e tutto quanto. E lui dice, io ho messo il metro numerico anche, per fare una cernita di ciò che consiglio all'acquisto e ciò che invece non consiglio all'acquisto, addirittura sconsiglio. Perché se io ti do 8 a un disco, quello capisci che deve essere imprescindibile. Se io gli do 4, tu capisci che, insomma... Quei 20 euro ti metti in saccoccia e ci sta. E questa è Per una lui, cosa per lui. D sacrosanta. ah, dillo tra parentesi, per lui, consigliato per lui, no, perché la gente se no No, ci chiaro, muore. chiaro, chiaro. Cioè, secondo lui, chiaramente, se un disco è da 5, puoi anche evitarlo. Sei, anzi, ci mette pure, sei tipo interessante per un fan del gruppo, magari. Cioè, nel Sì. senso, ci stanno queste cose che sono importanti. E secondo me, e lui lo dice in maniera molto esplicita, è un atto di codardia non mettere il voto, perché poi tu così c'hai un impatto molto diverso sulla persona, perché se tu dici che una cosa è brutta, ma se dici che è carina, è carina, è carino nel metro di ognuno di noi, può essere una cosa veramente anche adorabile, no? In qualche maniera. Magari è un disco da 6, e tu se leggi 6 però, dici ma come fa a essere sufficiente una cosa del genere? Io la trovo adorabile. E Sì. quindi... È un atto molto più impattante e che però rende meglio l'idea delle cose viste dal punto di vista di quel critico. Quindi tu poi metti in relazione anche i numeri fra loro, perché poi è un'altra cosa che io non capisco e che secondo me sarebbe molto interessante. Allora io ti dico che quest'anno è uscito un capolavoro, anzi ne sono usciti due. L'anno scorso ne sono usciti due e negli ultimi 5 anni ne sono usciti due l'anno. Io a un certo punto, se ti faccio una classifica, io ti metto che il primo è questo e l'ultimo, che ne so, il decimo è quest'altro. Cavolo, quelli difficilmente sono due dischi allo stesso livello. E se io ti ho detto che sono capolavori tutti e due, tu dovrai capire un attimino l'entità di quest'aggettivo che gli hai dato. Cioè, perché a un certo punto, se no, si rientra tutto nella sfera del bello, tutto nella sfera del grandioso, tutto nella sfera del mediocre o del sufficiente. Ma a un certo punto come fai a distinguere bene le cose fra loro? Cioè un disco da 10 non è un disco da 8 e per quanto mi riguarda è un capolavoro l'8 e un capolavoro il 10. Quindi vogliamo un attimino
anche per approfondire il punto di vista, aiutarci. Abbiamo un metro numerico, ma è un problema? No, perché poi è complicato, perché tu poi se fai una scheda, perché Scaruffi dice questo, se io oggi do 7 a un disco, fra 20 anni quel 7 sta ancora scritto lì, io avrò dato altri 7 nel frattempo, tu a un certo punto mi puoi dire, ma te pare che sto 7 equivale a questo? E lì è complicato poi spiegare le cose e mettere tutto in scala negli anni, nella vita di un critico. È difficilissimo, perché il tuo 6 oggi dovrebbe essere 6 anche domani e 6 anche fra 10 anni, e dovrebbe essere paragonabile a tutti gli altri 6 che dai. Quanto è difficile sta cosa? Quanto è più semplice invece di bellissimo, consigliato, imprescindibile. Raga, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Quindi io non ritengo che il critico che non mette i voti sia in qualche maniera vigliacco, però capisco anche quanto è più difficile darlo quel voto. Anche da creator, io su YouTube, che dà i voti anche alle canzoni, quando faccio l'analisi approfondita magari di un pezzo, e mi vedo le discussioni basate tipicamente sul numero. Ovvero, se tu dai 6 a sta canzone, a quale canzone daresti 7? Questo è uno dei, magari, dei Sì. punti di vista e delle domande più interessanti che mi vengono fatte, ma altri mi vengono a dire, ma te pare, ma 5 ci sarai te e tua madre. Ma non si può, cioè, non si può fare così. Se io invece dicessi solo carino, caruccio, ascoltatela quando ci avete tempo, rimarrebbe molto meno. Rimarrebbe molto meno. Io faticherei molto meno, perché quando io invece do un 7, anche la canzone dopo la metto in relazione col 7 che ho dato prima. Quindi voi, quando avete visto 10 miei video, sapete realmente qual è, secondo me, la migliore canzone fra tutte quelle. Sarà quella che c'ha il voto più alto. E dico, magari ho parlato in toni anche apparentemente leggermente meno entusiastici di un'altra canzone, perché magari ho fatto un discorso un po' più tecnico, no? Raga, cioè è varietà critica e è ciò di cui avreste bisogno se vi interessa la musica. Oh no, Ma fra. guarda che oggi mi sembra che il problema sia molto relativo, perché tanto voglio dire, a leggere un po' i voti in giro, mi sembra che siano tutti compresi tra il 7,5 e l'8, l'8,5. Cioè, voglio dire, molto, molto, cioè c'è veramente un gioco al rialzo. Io non lo so, anche le riviste, io non faccio in tempo ad ascoltarmi un capolavoro che già sono usciti altri 10 dischi seminali, epocali, storici, intergalattici. Cioè, a volte sembra di vivere nel 67, nel 71, nel 77, nello stesso anno. Sì. Cioè, capisci? Cioè, non lo so, io credo che certi critici, alcuni critici di oggi, nel 67, non avrebbero potuto scrivere recensioni, perché che cazzo di voto gli potevi mettere a Trout Mask Replica, agli MC5, per parlare anche di altri anni, a Frank Zappa, ai Pink Floyd, capisci? Cioè, allora, il discorso che fai sicuramente io lo condivido. Tra l'altro, il voto è sempre, voglio dire, un numero, un simbolo che indica tutto un ragionamento. Poi c'è da dire una cosa, no? Quello che dice Scaruffi, io ho riletto un po' di cose in vista di questa nostra chiacchierata e mi sono ritrovato a leggere una cosa che io non sapevo lui pensasse, no? Il fatto che, o meglio, che non sapevo che lui avesse scritto Papele Papele. Cioè il fatto che ogni voto, ogni suo voto, ogni voto di un critico va messo sempre in relazione con tutti gli altri voti che lui ha messo. E io dico questa cosa perché una volta, poco tempo fa, un annetto fa, ho fatto un po' diciamo, una chiacchierata con il direttore di una nota rivista musicale, e lui mi diceva: no, per carità, io se metto un 7, quel 7 non è legato a tutti gli altri voti che ho messo. E beh, allora a questo punto si spiega tutto. Che vuol dire? Che Si sette E allora che 7 è? Si spiega tutto, cioè si è? spiega e non si spiega niente, perché Lì non li metti i voti. io ad esempio che cioè, io ad esempio sul forum mi sono scannato spesso per i miei 6 e mezzo, Vabbè, i 2,5 sono no? devastanti, fra. Però il mio 7, non so più come devo spiegarlo, è un disco che finisce nei miei preferiti dell'anno. Quindi se io do un 6 e mezzo, praticamente è un disco che è quasi tra i migliori dell'anno. E naturalmente non posso avere 107 all'anno. Cioè, non posso avere 107 Vabbè, ma all'anno. qui si parla fra dei Io posso avere 108 l'anno.
Io, vabbè, per quanto mi riguarda, io posso avere un 8 ogni 3 anni, ma io quando becco gli 8 mi commuovo, ti giuro, perché no, ma perché per me è proprio una cosa, è anche una cosa spirituale, cioè il capolavoro, non è soltanto un discorso, voglio dire, metto l'8 così la gente si legge la recensione e quindi magari si va a ascoltare il disco, non mi interessa, Fa perché commuove il pure noi disco... quando metti in otto. Se mettiamo a No, piangere ma tutti. io ragiono così. Io metto l'otto come se stessi consigliando il disco a qualcuno che deve comprarlo il disco. Io spenderei dei soldi per questo disco. Per i sette sì, dal sette in su sì. Allora in quel caso io spenderei i soldi. Io valuto, diciamo, da un punto di vista monetario proprio, io rispenderei i soldi per questo disco. Questo è un Sì ragionamento molto o no? pratico, perché se io domani volessi cominciare a recuperarmi i dischi migliori dell'anno, io, per quanti 7,5, 8 e anche più vengono dati, non potrei fisicamente venirne a capo. Cioè, No, non e tu potrei avresti comprarli bisogno tutti. di... Cioè, Ci vorrebbe un bonus dischi per Claudio D'Osa, ma stiamo a tocca fare un chiamare Renzi e bonus. fargli mettere altri 32 miliardi solamente per... Ma a persona. A persona. Cioè, dovrei avere 32 miliardi di euro solamente per comprare tutti i dischi che vengono spacciati per capolavori. Proprio perché... A livello pratico sarebbe impossibile anche forse ascoltarli tutti. Però Cioè... loro ti risponderebbero, loro diciamo quelli che esagerano. Dal mio punto di vista, perché io ribadisco che queste sono opinioni, quindi non è la verità assoluta, quindi quello che dico io è opinabile fino, diciamo, fino all'infinito, però ragioniamo un attimino. Non sarebbe meglio evitare tanti voti alti? Così, ecco, ad esempio, no? Quando Scaruffi mette un 7,5-8, ma io corro ad ascoltarmelo, ma corro. Invece, quando apro le riviste, vado in giro sulla rete, vedo 7,5, 8, 8, 7,5, Passa la voglia. 7,5. Ma mi passa la voglia perché ormai ho imparato, ho mangiato la foglia. Allora qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma uno deve conoscere il recensore, ma non è vero, perché anche un recensore che per te non è valido e che non rispecchia i tuoi gusti, però magari in mezzo a quei 100 sui 8, veramente può esserci un 8, però se tu fai al lupo al lupo, alla fine nessuno Non poi ti peschi aiuta. mai. Non peschi mai. Allora io preferisco leggermi quei critici, quegli appassionati, che per me sono sempre critici, perché il critico non è un lavoro, non è un lavoro, non si studia per diventare critico. Come dice Scaruffi, i migliori critici sono gli appassionati che ascoltano di tutto, e quelli sono i migliori critici. Perché poi bisogna vedere poi questi critici, pure che scrivono, voglio dire, sulle riviste, no, ma non solo sulle riviste, fino a che punto poi davvero conoscono tutto quello che c'è da conoscere, sono veramente appassionati, o semplicemente si prendono la cartella stampa, ascoltano un po' il disco e si spacciano per critici. Ci sono tanti critici validissimi, per carità, eh. Io mi considero un appassionato, io sono un grande appassionato di musica, appunto. Per me la critica è un gioco, è un divertimento quando la facciamo. Non è mai stato un lavoro, non ho mai, voglio dire, l'ho fatto per lavoro e sono contento di non averlo fatto. Perché se lo facessi per lavoro non potrei lavorare, non mi Ti farebbero troveresti in una lavorare. posizione molto complicata. Eh certo, è perché tu come fai a, diciamo, ecco, se tu ragioni come ragiona Scaruffi e vai a scrivere su una rivista e ti segano, ma come? Ma come hai messo 5 a quest'artista che è il parente di, il cugino di? E non sono battute, eh? Non sono battute. No, no. Io le ho vissute sulla mia pelle, ma come hai messo 5 a quest'artista? Ma questo poi, sai, è per questa etichetta ci passa i promo. Io mi taccio, non voglio dire, io mi taccio. No, è Il un casino. discorso Ma è un casino. rispetto a sta cosa, c'è quella lettera interessante dove lui risponde a una critica dicendo: i critici è normale che a un certo punto tanti critici, è normale che mettono il voto alto. Perché se Sì, tu parli sì, sì, sì. male di qualcosa di molto famoso, ti critica talmente tanta gente, ti scrivono talmente tante lettere, mail, post, le shitstorm su internet. Lui non parla di shitstorm perché le lettere sono più vecchie di quando... ancora non esistevano manco i social, penso in tante di quelle risposte che lui dà Sì, a voglia, a voglia. all'epoca di tante di quelle risposte, ma inoltre, appunto, ci stanno addirittura le shitstorm ormai da parecchi anni che ormai praticamente ti perseguitano. Tu a un certo punto un disco per non sentirne più parlare, che diventa persecutoria la situazione, da 4 gli dai 6 perché Sì, infatti. non ne va, anzi, gli dai 7 e mezzo, così anzi.
Dici, sai com'è? A un certo punto se pure qualcuno mi scrive per dirmi che mi vuole bene, no? Quindi gli dai pure un voto bello e dici almeno mi sono levato il pensiero, tanto quanto vale lo so. Chi ha capito, capisce, ma non campi, no? Non campi perché poi lì entra anche il fattore umano e anche un po' di orgoglio e di sincerità. Cioè, cavolo, io penso una cosa, voglio dire quella cosa che penso. E a un certo punto io, se venissi pagato per dire il contrario di quello che sento dentro, diventa un problema deontologico particolare, diventa una situazione strana, no? Ma questo è a tutti i livelli, questo è a tutti i livelli, anche nel cinema, anche nell'arte in genere. Cioè, questa è una cosa, ma anche nel campo della letteratura. Prendi i premi letterari, prendi i premi letterari, ma chi li vince i premi letterari? Lo sappiamo bene come Quelli che funziona. vendono di più. Ma quelli che vendono di più e quelli i cui editori possono ungere le ruote al posto giusto. Ma non è, ma non, ma poi, ma non stiamo scoprendo nulla, non scopriamo l'acqua calda. I premi, come diceva Massimo Troisi, non sanno a chi darli. Un anno chiamano a me, un anno chiamano te. Cioè, i premi sono questi. Io conosco gente, no? Conosco artisti che potrebbero veramente stare a Sanremo tutti gli anni. Perché non ci vanno? E perché me lo dicono, Francesco, perché non sono ammanigliato, perché non stiamo nel cerchio magico, perché chi ci sponsorizza non può spendere. Cioè, il problema è questo. E poi ce la vogliamo prendere con critici come Scaruffi, che almeno hanno il coraggio di dire quello che pensano, giusto o sbagliato che sia, secondo chi dice che sia giusto o sbagliato, perché di giusto o sbagliato qui veramente non c'è nulla di assoluto. Quindi io dico che un critico così, tra virgolette, no? Soggettivo, nel senso perché lui lo dice, io amo molto chi ha una visione dell'arte soggettiva. Più ha una visione tutta sua personale, più mi piace. È Ed per è questo che così. amiamo anche molti scritti dei Franci, no? E certo, io ad esempio Franci, ma Franci io mi sono sempre battuto Saran, per... cioè E stanno. certo, pure Michelone non sta scrivendo più Sonda Rocco, ma Michelone Saran io lo stimo, è un grandissimo, perché Michele Saran è uno che, voglio dire, piazza quei pochi dischi all'anno, però ti posso assicurare che c'è sempre roba interessante, almeno per quanto mi riguarda. E anche se io non apprezzo, no, tutte le sue proposte, però c'è roba interessante, cioè come il discorso di Scaruffi. Mi stai consigliando, con otto un disco che non mi piace, però io in questo disco ci vedo qualcosa di diverso dal solito. Non è la solita solfa, le solite Il cose. solito disco post-punk Il inglese. solito disco post-punk con la voce sbiascicata, con il malessere esistenziale della Atmosfera periferia, cupa. l'atmosfera Ba cuba, voce esatto. baritonale. La voce baritonale della periferia di Sheffield e il cantante a La periferia di sofferto. Sheffield, che incubo! Cioè, cazzo, però voglio dire, no, il problema è uno solo, ma sta musica nel 1979 era già vecchia. Cioè, capisci? Era già vecchia. Quella musica lì che oggi viene pompata nel 79 era già vecchia. No, Già non se l'ascoltava più nessuno. ma se noi portassimo, no, tanto di questo revival post-punk nel 1979, ci sparerebbero dietro. Ma io sono convinto, ci sparerebbero dire, ma poi sono ancora con queste cose. Ma noi qua ci stiamo a ascoltare, che ne so, i Chrome, ci stiamo a ascoltare, che ne so, la No Wave nel newyorkese. Ma Capito? tu prendi un disco No Wave, Cioè, no? dopo i contortions c'è bisogno di Ma prendi Mars, di Marte. prendi Mars e portali, diciamo, nel 2022, suonano ancora oggi I attuali. DNA. Esattamente, ma non perché piacciono o non piacciono a me. Il discorso è, facciamo revival post-punk e lo pompiamo come... E poi io leggo di gente che mi parla di questi dischi di revival post-punk come della grande novità del rock, il futuro del rock. Tanto mo' disco dell'anno d'estanno sarà quello nuovo dei Fontaine's DC. Ma cazzo, cioè, ma non è possibile, guarda, ma guardate che c'è in giro gente sepolta chissà dove, c'è. Ti posso assicurare che c'è, che fa veramente cose allucinanti. Allora, qui bisogna dire le cose come stanno, secondo me. Cioè, decidiamoci, anche quando ci scanniamo di musica,
La musica per voi che cos'è? È intrattenimento o è arte? Se è intrattenimento, allora vale tutto. Vale pure Franco Califano, anzi, il sommo. Vale pure Mario Merola, il sommo. Vale Nino D'Angelo, no? Ma quello, tutto quello, Gianni Celeste, tutto quello che Claudio volete. Villa. Claudio Villa, vabbè, il sommo. Okay? Ma se il rock è arte, e allora ragazzi, mettiamoci d'accordo, l'arte è invenzio, è invenzione, è novità. Significa sparigliare le carte, Dylan non significa... fa un'opera d'arte l'anno, ragazzi. No, per carità, significa piombare nel rock, nel mondo del rock, come Trout Mask Replica, come il primo dei Faust, come il secondo del terzo dei Chrome, come Wilder Pop Group, come Slow Deep and Hard, significa devastare l'orizzonte d'attesa. Tu ti aspetti il classico post-punk e magari questa band post-punk si presenta, che ne so, con della roba tutta allucinata, tutta elettronica, tutta distruttiva, e allora saltano fuori gli Stubscotch, saltano fuori queste band allucinate che stanno già nel 2032, che però naturalmente non hanno, diciamo, non vengono pompate, non possono spendere, non possono Ma perché se spendere. no, oh, ma cioè, Scaruffi mo ha dato 8 un disco francese, la Novia, la Noia, non so come si dice. Ma Ma chi ha penso mai vada sentito così. quelli, oh? Io ti dico la verità, io non l'ho ancora approfondito più di tanto, ho ascoltato giusto delle cose, probabilmente non condividerò il suo giudizio, Neanche io. però ti dico già una cosa, però ti dico già una cosa, viva Dio, leggiamo qualche nome nuovo, un po' di Un coraggio, io disco ti dico, francese. un disco francese particolare, magari anche fuori tempo massimo, ma particolare, ma io chiedo questo, no? Io chiedo questo diciamo, Gli a Abu chi... Lahab. Eh beh, vabbè. Vabbè, gli Abu Lahab, cioè quella è roba allucinante, quella è roba allucinante, voglio dire. È come Gnaw der Tongues, come Maurice de Jonge, quella è roba allucinante. Ma tu trovami un artista nel metal che ha rivoluzionato, no, l'industrial metal, il black metal, come ha fatto Maurice de Jonge negli ultimi anni. Non c'è. E tu hai mai letto un articolo di Maurice de Jonge sulle riviste italiane? Trovalo. Dove sta? Non c'è. E ha fatto dei dischi allucinanti. Allora io non posso andare in edicola e vedere queste copertine nel 2022, i Clash, i Clash, ragazzi, i Clash nel 2022, ma per carità, tanto di cappello, grande Sì, ma band, raga, insomma, cioè nel ma senso avete no. rotto i coglioni. Cioè. Ebbene, allora, dai, dovete vendere copie, siamo d'accordo. Allora scrivetelo, dobbiamo vendere copie, mettiamo i Clash, basta, però basta, dai, però Cioè, basta, stiamo ai cioè... livelli ancora del poster in camera, capito? Del poster in cameretta, no? Cioè. Ma mo, perché, per carità, ma cioè, io vedo ancora in edicola le cose degli U2. Regà, gli U2 oggi. Ma cioè, ma pure Bono dice, regà. Cioè, Ma dice pure Bono proprio. l'ha detto, pure Bono l'ha detto. Cioè, vabbè, lui ha esagerato perché ha detto che fa Vabbè, schifo. Come fa schifo certo. tu? Per carità, non è così. Io adoro i No, primissimi pure U2. Cioè, a me. È so. Per vero. me quasi dischi intoccabili da quel punto di vista. Perché so Confermo. veramente. Anche particolari, se vogliamo. Io impazzisco per voi. A me, io Boy, quando ascolto bellissimo. Boy è bellissimo. Io mi commuovo quando ascolto quel disco. Boy, a me Boy. piace tanto anche War. Cioè, sono Sì, dischi sì, sì, sì. I veramente primi lo ci che penso. ad avercene oggi, no? E invece siamo qui a esaltare gli U2 o band che suonano come gli U2 30 anni dopo. 40 anni Peggio. dopo. Peggio degli U2, io direi. Beh, Come gli no. U2, ma Come che peggio. tentano di scimmiottare, no? Magari, Cioè, un suono magari. che è tipo New Wave, esce oggi, tutti, oddio mio, che abbiamo sentito. Poi, sempre da quelle nazioni lì, nazionalismi poi, contro cui Scaruffi si batte, perché a lui lo criticano che ce l'ha con gli inglesi, ce l'ha con gli americani, ce l'ha con gli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è l'unico che ti mette sempre il disco neozelandese. Brasiliano, giapponese, cinese. Brasiliano è quello che ti mette, che ne so, Roy Montgomery fra i massimi del rock, no? Che è uno che gli mandi amicizia su Facebook e ti accetta e vedi i post suoi e cose così. Cioè, Grandissimo, Roy. ma poi Scaruffi è uno che parlava di Nick Cave quando di Nick Cave non se ne parlava in giro. Cioè, queste sono cose interessanti perché oggi Ma Nick Cave è un questo... dio, no? Sì, ma quello che dici va solo precisato per chi magari non sa che Scaruffi ha iniziato a parlare di musica su internet
già intorno alla metà degli anni Ottanta, no, cioè non su internet, su quelle reti insomma universitarie proto-internetiane, ecco, Sì, quindi lui, le cioè riviste lui per è mail. ecco, lui è uno dei pionieri da questo punto di vista, quindi ha voglia di scimmiottare il suo sito, cioè voglio dire, ha voglia a prenderlo in giro, ha voglia a dire che lui mette voti a tutti, a tutte le cose, perché poi questi saranno pure i cazzi suoi. A me interessa il critico musicale. Allora fammi capire, Scaruffi ha questa visione del rock, io la condivido, ma ripeto, l'unica critica a Scaruffi che posso accettare è quella di chi magari viene e mi viene a dire: guarda, Francesco, io non ho condiviso quel voto di Scaruffi nella scheda sui Trench Mouth, perché il loro terzo disco secondo me l'ha svalutato. Sì, vabbè, ma parliamo dei Trench Mouth che conosciamo io, tu e qualcun altro. Ma invece, no, qualcuno che ci parlasse, magari, che ne so, i Killdozer, gli Scratch Acid, no, Bowie, U2, Queen, Beatles, sempre gli stessi 4-5 nomi. Cioè, e gente che conosce quella, diciamo, storia del rock, è convinta che quelli siano i grandi capolavori. Per carità, la loro convinzione io la rispetto, però gente che parla dei Beatles e non conosce tutto il resto della psichedelia inglese e della psichedelia americana. Gente che parla dei Beatles, della psichedelia inglese, non conosce i Red Crayola. E non so se mi spiego. Certo. Il disco più psichedelico di tutti i tempi lo hanno fatto loro, ma psichedelico, attenzione, senza farsi canne ed LSD. Cioè, Maio Thompson ha fatto il disco più psichedelico senza assumere droghe. Questa è già una cosa sconvolgente. Cioè, una cosa Sconvolgente. sconvolgente. È Ma sconvolgente. la cosa più tremenda e che beh, è anche abbastanza penosa sono gli attacchi personali. Perché poi ecco, quando dici uno è un incompetente o che mente, tu stai a fare anche un attacco alla persona, non solo al mestiere, no? Che quella persona rappresenta e al suo modo di praticarlo, da parte di altri critici. Cioè, la gente, i critici che deridono Scaruffi basandosi no, sull'argomentazione del momento, che ne so, sto disco a me piace tantissimo o comunque è considerato un grande disco. E questo è un 4, che ne so, sfottono il fatto che ha preso 5 sul sito di Scaruffi, no? E tutti sotto nei commenti, perché poi è chiaro, se tu prendi qualcosa di po'. Ah, se io oggi. No, oggi no perché è tardi. Se io domani faccio un post sull'ultimo film della Marvel e gli do 4, a me mi attaccheranno un sacco di persone. Se qualcun altro fa un post dove dice: e andate a vedere invece che ha scritto Claudio su Abba Che Casua rispetto a questo film, lui ci avrà tantissime persone sotto che gli dicono: davvero, ma com'è possibile? Meno male che c'è stai te, che sei chiamato in piuttosto che Sacrilegio, lui. sacrilegio, Capito? sacrilegio. È chiaro perché se cerca sto consenso facile, no? Se tu invece dici: quanto è bello sto disco, ma lo conoscono un 4, fai un discorso totalmente diverso. E fai qualcosa volendo di costruttivo. Cioè, l'altro giorno ho letto un Francesco. post di Eddie Silia, non so manco come si pronuncia, che è un critico rispettabilissimo, cioè, anzi, forse è uno dei più storici che ci abbiamo in Italia, no? Che ha fatto la. Cioè, pu già pubblica poco lui, scrive poco, ha fatto un post dove attacca Scaruffi, non mi ricordo su che era. Cioè, ma se tu c'hai 40-30 anni di carriera, ma devi stare ancora a farti. Ste cosette, ste frecciatine, ste cose velenose. Ma voi avete mai visto Scaruffi che parla precisamente criticando qualche suo No, collega? ma ti voglio interrompere, scusami Claudio, perché io rispetto tantissimo Eddie Silia, lo considero una grande penna, per carità. Non condivido la sua visione del rock in toto, per carità. Però è proprio questo il problema. Cioè, se io adesso scrivessi a Scaruffi, no? Piero, lo sai che Eddie Silia ha parlato male di te? Lui sa che cosa mi risponderebbe? Cioè, quello che mi ha sempre risposto in 20-25 anni, da quando lo conosco. Scusami, Francesco, non ho tempo da perdere, sto ascoltando dischi o sono impegnato in una conferenza, che ne so, a San Diego. Non ho tempo da perdere, cioè lui non perde tempo dietro a questi rincoglioniti. Punto. È vero. Questa è la differenza tra un signore che può essere criticato o meno, ma che non si mette a sparlare dei colleghi.
Cioè, allora Che poi esatto, è sparlare, fatto così è io sparlare. posso dire, la critica italiana non la condivido, ma non è che vado a dire Pinco Pallino è un coglione, quello è un ritardato, capito? Io non considero Eddie No, Sylvia no, un assolutamente. Poi ci rincoglionito. dissociamo da ste cose, No, cioè è una cosa tremenda proprio. Eddie Sylvia è un grande critico, una grande penna, io stimo tantissimo, però se io non ho letto questa, forse non ce l'ho nemmeno tra gli amici, non lo so, forse mi avrà rimosso. Forse avrà visto con il suo radar antiscaruffiano, che sono uno che apprezza Scaruffi, e mi avrà rimosso. Io però, per carità, lo considero comunque sempre una grande penna, può scrivere quello che vuole, però, come dici tu, se uno deve perdere tempo dietro un personaggio che poi, attenzione, se ne sbatte i coglioni di voi, perché parliamoci chiaro, vi posso assicurare, e questo magari uno si può informare anche sulla rete, no, no, se non vi fidate di me, che di Eddie Sylvia ne parliamo solo in Italia, di Scaruffi se ne parla in tutto il mondo, bene o male che sia, perché c'è gente in Pakistan, gente in India, e io ci ho parlato, ho degli amici anche su Radio Music che leggono Scaruffi, gente in Pakistan, cioè io me lo immagino sto tizio, sto musulmano col turbante che sta lì, se sono musulmani, non lo so, che si mette a leggere la scheda dei Dead Sea, dice, oh cazzo, Oppure posiamo un che po' si il mette a far caso. post e dice: oh, guarda sto stronzo che ha scritto. Col turbante. Oddio. Qua venimo sicuramente bannati, perché poi su Twitch è un po' diverso che su YouTube, ma a parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi, lo dobbiamo far fuori, lo dobbiamo uccidere. Capito? No, chiaramente sì, ci dissociamo, però se No, mi vabbè, buttano giù il ma canale si fa veramente per me. me. No, ma te l'ho detto, io quando vado di Scaruffi mi diverto perché a me No. fanno ridere. A me gli antiscaruffiani piacciono perché poi io me ne immagino, no? C'è proprio una scuola. Tu a 14 anni, 15 anni entri in questa scuola dove vai a studiare l'antiscaruffianesimo, no? Quindi tu che cosa devi dire? Devi dire che i Beatles sono i migliori, no? C'è proprio il decalogo, no? Che Bowie ha inventato tutto lui, quindi non ha scopiazzato da Lou Reed, non ha scopiazzato dai Kraftwerk, cioè ha fatto tutto lui. Che ne so, che quella robaccia che i Royal Trucks di Twin Infinitives facevano soltanto robaccia, che i Dead Sea non sanno suonare, che il punk, che ne so, fa schifo, insomma, c'è proprio una scuola, capisci? Si frequenta, Che Elvis si è inventato il rock and che Elvis ha inventato il rock and roll, che Chuck Berry non sapeva suonare, ecco, pure quest'altra cosa, no? Io la scheda su Elvis la condivido in toto, cioè Elvis non si è inventato niente, dai, roll. No, no, andatevi non mi a vedere rompete le il discorso che abbiamo fatto su YouTube su Elvis, Esattamente. la live con Francesco, E me, Federico chiaramente, Frusciante. e con Frusciantone, dove parliamo proprio di Elvis. È una live pazzesca, quindi recuperatela. Tra l'altro, io in quella live c'avevo il Covid e non lo sapevo. C'avevo 38 e mezzo di febbre. Sei stato tu che hai diffuso il contagio in giro, ecco. Sono stato uno dei primi a Vabbè. diffondere il contagio. Tra l'altro, guarda, c'era questo appunto che mi ero fatto, no? Dove Scaruffi dice: io ho un solo difetto, è che non sono perfetto. Perché io Grande, no, comunque è grande, dai. no, perché gli rompono le scatole sugli errori che commettono, sulle date. Dice: scusate, non sono perfetto. Vabbè, abbiamo parlato degli specialisti. Poi c'era sta cosa, l'altra cosa interessante, no? Che c'era. Ecco, ad esempio, no, il discorso dei generi. Piero, non ti piace il glam rock, non ti piace il synth pop, non ti piace il dark punk? E lui risponde, no, prima di tutto dipende da come definisci questi generi. Se Lou Reed e Kim Fowley fanno glam rock, sono un fanatico di glam rock. Se glam rock significa Bowie o Glitter, allora non sono un fanatico. Se i Pill, i Public Image, fanno dark punk, sono un fanatico di dark punk. Se per dark punk intendi, che ne so, i Siouxsie, sì, non lo sono. Quindi il problema, ecco, anche nei generi, no? No, non ti piace sto genere. Che significa? Non mi piacciono gli artisti che tu reputi migliori di questo genere. Se tu mi dici, allora, che ne so, gli Amon Amarth sono il più grande gruppo death, e allora io non amo il death. Se parliamo di Mitochondrion, dei Portal, dei death, dei Nile, allora io amo il death. Questo è un discorso. Quindi lui tranquillamente lo dice, non è un No, problema beh. di genere, è un problema di artisti. Per me questi sono artisti e questi non lo sono. No, non è vero. Allora attenzione, la posizione che dice
Bowie è quello che, diciamo, deve essere, secondo la maggioranza delle persone, su quali basi incontrovertibili si fonda? È la maggioranza che lo afferma? Allora, se è la maggioranza che lo afferma, allora siamo soltanto a livello, diciamo, di democrazia. La democrazia è procedurale, c'è una maggioranza che decide e la minoranza sta zitta. Quindi è un gioco di forze. E questo è quello che accade nel rock. La maggioranza pensa che i Beatles siano gli dèi e allora la minoranza viene messa appunto in minoranza. E Ci lì è il sta. discorso sul marketing, perché lo decidono i produttori questo? Ma anche sul marketing, io stimo i Beatles, li adoro. Io dei Beatles ho letto veramente di tutto, forse è la band di cui ho letto di più. Li adoro, li stimo, li studio, però non vado a rompere i coglioni alla gente, capisci? Non vado a rompere i coglioni alla gente, li tengo per me, li stimo in silenzio, capisci? Certo, Li anche stimo in perché silenzio. il discorso proprio che fa Piero è proprio questo qui, ovvero la pubblicità fa sì che qualcosa che arriva a tutti diffonde un'idea, no? E quindi quello che voi pensate che sia una realtà, in realtà ve l'hanno praticamente inculcato. Ok? Certo. Siete stati inculcati. Meno male che l'hai detta quella cive, hai messo la cive anche tu. Esatto, l'effetto che volevo creare Però era quello. in realtà tu, dicendo siete stati inculcati, potresti anche aggiungere che poi spesso e volentieri siete stati anche, vabbè, lasciamo perdere. Esatto, esattamente. E quindi i vostri gusti da quel punto di vista, pensate che siano vostri, quando in realtà se ascoltate solamente ciò che viene pubblicizzato, non cercate più in profondità, vi state attenendo a quello che vanno in qualche maniera imposto, no? Perché a certi livelli poi diventa quasi un'imposizione, se ci stai proprio affogato dentro. E quindi questo è molto importante, è molto importante. E per esempio, lui dice, il discorso sulle classifiche, criticate il fatto che io ho fatto la classifica dei migliori dischi del rock, i migliori dischi di sto genere, di quest'altro e di quest'altro ancora. Ma il giorno magari vi andate a vedere la classifica dei dischi più venduti del momento. Quella va bene perché è oggettivo e perché parla di numeri. I numeri invece applicati a un giudizio non va più bene. Eh no. Eh no, perché poi nel momento in cui io faccio una classifica non va bene, i dischi più venduti del momento invece ve li andate ad ascoltare. Posso dire una cosa a margine di questa, una noticina veloce? Allora, all'inizio degli anni 90, forse proprio nel 91, nel leggendario 1991, in America hanno iniziato ad usare un sistema, un software che prendeva, cioè non mi ricordo come si chiamava, SoundScan, una cosa del genere, se magari sbaglio, comunque una cosa del genere, un software che prendeva, insomma, le vendite, che raccoglieva le vendite dei dischi direttamente dai negozi. Prima del 91, invece, che cosa accadeva? Che per fare la classifica di Billboard, ad esempio, si chiamava il negoziante e quindi si poteva tranquillamente alterare il numero di dischi venduti. Quindi in classifica ci finivano al primo posto, nei primi posti, semplicemente i dischi che dovevano finire al primo posto. Quando hanno iniziato, diciamo, a rendersi conto che anche l'indie rock, il rock sotterraneo statunitense, vendeva, guarda caso, le etichette hanno iniziato ad assoldare il grunge, Jesus Lizard, il death addirittura, no? Il death, cioè i Sepultura, se ricordo bene, con Beneath the Remains, hanno venduto 1 milione di dischi. Quindi significa che davvero tutto il discorso che c'è prima del 91 sui dischi venduti, sui È dischi che molto avevano venduto, labile. è molto labile, perché magari si pompava, che ne so, si pompavano certi artisti a discapito di altri, e naturalmente venivano pompati soltanto gli artisti che dovevano finire in classifica. Naturalmente quegli artisti i dischi li vendevano, per carità, però non c'era questa forbice così enorme rispetto a ciò che era sotterraneo. Cioè, magari, dico una banalità, magari Faust qualche disco in più lo hanno venduto. E giustamente, come dice Scaruffi, le prime enciclopedie che uscivano in America, i Faust non li
Sì, ma poi hai detto un nome veramente molto molto di nicchia per certi versi, Però, forse parliamo addirittura di. oggi, addirittura. Ho capito, però parliamo di una band, ma non solo i Fausti, Ken, vogliamo un Diul, eccetera. Cioè, parliamo di Red Crayola, parliamo di band che hanno rivoluzionato il rock. Ecco il discorso. Allora, se valutiamo i dischi venduti, e allora Laura Pausini è la più grande artista italiana degli ultimi 30 anni. Esatto. Se invece valutiamo il discorso, non dico tanto dell'innovazione, perché per carità io non devo ascoltare solo dischi che innovano, io posso anche accontentarmi di un bel disco, però gli metto 7. Gli metto 7. Ma anche 6 e mezzo, io ho tanti dischi da 6 e mezzo che ascolto più magari dei capolavori. Tantissimi dischi di culto che mi piacciono, ce li ho sempre lì in macchina, anche me li porto dietro dappertutto, però... Cioè, capisci, sono anche molto, diciamo, distaccato nel dare il consiglio. Dico, ok, questo disco mi piace, però non ne parlo, è un capolavoro, è un grande disco. No, questo no. E quindi il discorso che facevi anche sulle vendite è tutto un attimino da razionalizzare, eh? È tutto da razionalizzare. È Anche vero, è vero. oggi, no? Anche oggi bisogna vedere poi se tutti questi contatti su Spotify, non lo so, sono software, ma secondo me tutto si può alterare, No, che eh? Tutto poi, si può. per fare, cioè, questo discorso poi si applica solamente alla musica. Perché nel cinema, per esempio, nessuno si azzarderebbe a fare un discorso del genere. Ovvero, Bravo, ovvero, bravo, anche bravo. un appassionato dei film, poi il più venduto dell'anno è un film della Marvel. Però difficilmente sentirai qualcuno che ti dice che quello è il miglior film uscito quella. Anche un appassionato ti dice: guarda, è bellissimo, vattela a vedere. Ma difficilmente in testa c'ha l'idea che è il migliore film uscito quell'anno. Ok? Sto discorso, se lo fai su un territorio più ampio, che ne so, ti dico una stupidaggine. A livello di, perché poi si parla di apprezzamento, cioè più vendite significa più apprezzamento generale. Sì. Allora, un artista, che ne so, come Picasso, che piace a una persona su tre. Esse buoni, 2 su 3, di certo non 3 su 3, sarebbe un artista buono in qualche maniera. Invece, fondamentalmente, magari è il pittore più importante del Novecento, no? Capito che ti voglio dire? Però nessuno si azzarderebbe a dire che, siccome non è fra i primi 5 più apprezzati del Novecento, non è uno de punta fra quelli. E perché invece sta cosa dovrebbe valere per la musica? Cioè, ma chi l'ha stabilita sta cosa? O E l'ha stabilito il marketing, l'ha stabilito, diciamo, il anche i libri. mercato. Per farvi esempio, i libri, no? Allora, il libro già c'ha un discorso diverso, ma a livello anche proprio di formato. Ma secondo voi è pensabile, che ne so, che un libro di 1.000 pagine possa essere il più venduto di quell'anno? E secondo voi, a causa delle sue 1.000 pagine, può essere considerato più appetibile appunto dalle persone rispetto al libro dei 250? E siete sicuri che quello dei 250, in quanto più venduto, debba essere quasi sicuramente migliore di quello dei 1.000 pagine? Raga, ma che discorso è? Ma che discorso è? È Ma chiaro questo che è il vende il libro discorso. più piccolo, è chiaro che quello se lo comprano più persone, i numeri aumentano, aumenterà anche il gradimento. L'altro se lo comprano 10, 10 pazzi, perché 1.000 pagine è una cosa da pazzi, che si fa in pochi, ma molto molto probabilmente. Quelle 6 persone non ci avranno nessun peso nell'opinione generale. Ma perché sto discorso non si fa nelle altre cose, invece sulla musica vale solamente questo? Ma chi ha deciso sta questione? Ma perché? Claudio, io a proposito di quello che stavi dicendo, no, mi ero appuntato sta cosa, sempre che, visto che comunque stiamo parlando di Scaruffi, lui, Scaruffi, nella sezione dove dice i miei criteri per valutare la musica, no? Cita questo pensatore, credo, sì, è un pensatore indiano, vissuto nell'anno 1000, che si chiama Abhinava Gupta. E dice, Scaruffi parlando di questo pensatore, per fare esperienza del sapore di un'opera d'arte è necessario non solo che l'opera provochi una reazione emotiva, ma anche che il fruitore possegga le capacità estetiche necessarie per reagire in un modo appropriato. L'esperienza estetica è un processo di scambio, l'artista fornisce l'opera d'arte e il fruitore fornisce le sue capacità estetiche. Dunque ci siamo. Perché ci Aspetta, che siamo? stai al buio adesso. Ah no, Riilluminati. non...
Non ho capito perché, magari accendiamo la luce, dai, c'è un po' di lucina in più qua, non so, forse adesso mi spara troppo in faccia, Aspetta, lo sai che è? non lo so. Secondo me è un po' come metti a fuoco. Se ti avvicini, ti metti a fuoco in un modo e diventi più Ah, scuro. Se stai così, hai rimani un pochettino più chiaro. ragione. Allora, sto discorso che fa questo Scaruffi, citando questo pensatore indiano, è interessante perché tutti concordiamo, credo, perché a leggere anche un po' i post sui social, che la massa sia, diciamo, massa e quindi sia guidata dalla moda, dal si dice, no? Heideggerianamente, no? Dal si, dal man, no? Dal si dice, si fa, si pensa. Però stranamente la massa è buona quando si tratta di dischi. Cioè, se tutti dicono che un disco è buono, va bene, però la massa poi è la massa. Quindi, allora scusate, se la massa apprezza i Maneskin, i Maneskin sono buoni. O no? Anzi, Allora il no, aspetta, discorso. aspetta, non sono buoni, sono i migliori. Che Sono i migliori. No, no, ma io lo è condivido diverso. questo. Lo posso condividere dalla prospettiva massificata. Io lo posso condividere questo. E Scaruffi, tra l'altro, cita pure Pitagora dicendo che è molto più importante, no? È molto più importante, diciamo, osservare la natura, contemplarla, piuttosto che essere la natura. E quindi è molto più importante chi ascolta la musica, chi giudica l'opera d'arte, invece che l'artista, perché l'artista, ma questo vabbè, lo sostenevano anche tanti scrittori, artisti, diciamo, il fruitore dell'opera d'arte completa l'opera d'arte. Certo. Cioè prendiamo quello che io reputo il più grande romanzo mai scritto, Alla ricerca del tempo perduto di Proust. Ma se dall'altra parte c'è uno che magari non ha gli strumenti, uno che non ha mai letto nulla e si mette lì solo per sfizio a leggerlo, ma è normale che lo chiude dopo 200 pagine e ti dice: ma questo che cazzo vuole da me? Cioè scrive queste frasi lunghissime, ma io, cioè, io voglio tattà, voglio tattà, cioè io Joyce. devo. Prendi un po' Joyce, immagina se gli capita Finnegan's Wake, quello si spara proprio. Cioè, allora il discorso è questo, cioè il discorso è che bisogna veramente anche educarsi proprio da un punto di vista culturale. Cioè io e te, no, condividiamo tantissimi giudizi estetici, anche a livello Tantissimi, cinematografico, sì. no? Perché poi sostanzialmente abbiamo, come dire, abbiamo vissuto, abbiamo fatto esperienze simili, per certi versi, no? Sì. Abbiamo una visione del mondo simile, guarda caso. E questo io lo vedo anche con tanti amici, Lo no, sui dice anche social. lui in una risposta, lui dice: guarda Esattamente, caso, le esattamente. persone che conoscono più elementi in generale sono quelli che poi vanno più d'accordo fra di loro, cioè che hanno più opinioni in comune. In generale, non è una regola universale, naturalmente, perché io conosco tante persone, magari apparenti pseudo colte, che però magari apprezzano musica che per me è aberrante. Però attenzione, la cultura non è, diciamo, un insieme di nozioni, eh? Certo, Attenzione, la certo. cultura è. Faccio un esempio, io se voglio, noi abbiamo parlato, che ne so, dei My Bloody Valentine, noi in una nostra, abbiamo parlato del primo disco dei My Bloody Valentine in una nostra discussione molto appassionante, la ricordo, no? Su YouTube. Datevela recuperare, ragazzi. Isn't anything dei My Bloody Esattamente. Valentine. E noi per preparare quella discussione, almeno per quanto mi riguarda, io mi sono andato anche a rileggere delle cose di cultura sociale, cioè di sociologia. Ma non perché Lì uno fai un voglia. discorso formidabile in apertura proprio sulle questioni attinenti, e Eh sì, contingenti. ma perché è questo che io poi ho anche capito. Leggendo anche Scaruffi, cioè Scaruffi parla, vabbè, un disco che citiamo spesso, Slow Deep Hard, mi parla di New York, ma allora io capisco che lì quel disco deve essere contestualizzato, in Velvet Underground. Se tu vuoi apprezzare Velvet Underground, devi conoscere la New York dell'epoca, ma la devi conoscere bene, devi andarti a studiare la pittura dell'epoca. Io adoro i Sonic Youth, e allora per contestualizzare i Sonic Youth, mi rendo conto che c'è la pittura che li circondava, c'è l'arte, il cinema sperimentale. È lì che capisci l'impatto di un disco, ad esempio, come Bad Moon Rising. Lì lo capisci davvero. E devi conoscere Glen Branca, capito che te voglio Devi dire? conoscere Glen Branca, e allora devi conoscere Rhys Chatham, e devi conoscere Lamont Young. Insomma, vai a ritroso, arrivi alla Beat Generation e vai ancora a ritroso. E allora è tutto un discorso intrecciato. È Come tutto un fai? discorso Ecco, intrecciato. come fai a specializzarti? Esattamente, non ti puoi specializzare. La specializzazione è la morte. La specializzazione è la morte in musica, è la morte. Cioè, c'è gente che
conosce due o tre artisti in croce e si permette il lusso di parlare di Trout Mask Replica. C'è un disco che è un romanzo americano, un disco che cioè, è un'esplosione di cultura. Cioè, Di colori. ma secondo voi Frank Zappa era uno stupido? Cioè, ma che Secondo si è voi Frank messo a Zappa? produrre? Ma che ci aveva bisogno di Cioè, andare dentro una catapecchia a registrare? ma secondo voi Lester Banks è uno stupido? John Peel che stravedeva, lo considerava il più grande disco di tutti i tempi. John Peel, un genio. John Peel, un genio. Uno che passava Frankie Teardrop dei Suicide, veniva minacciato di morte perché dice: che ci fai ascoltare? I punk che non potevano sopportare Frankie Teardrop, i punk, i rivoluzionari che si cagavano sotto di fronte ai Suicide. Che cazzo di rivoluzione! Questa è gente che faceva la rivoluzione dalle 7 alle 24, poi tornava a casa, dava il bacino alla mamma e andava a dormire. Frankie Teardrop si cagavano nelle mutande, altro che Come noi oggi, punk. no? Ma cioè, capisci? Allora, questo è il discorso, questa è l'arte, cioè, io quando ascolto Frankie Teardrop dico: Madonna santa, Tremendo, tremendo. un organo scassato, una rhythm box da 4 soldi, due o tre pedali collegati all'altoparlante e una voce effettata. Ragà, ma di che stiamo parlando? Cioè, questo è il Una delle più grandi discorso. canzoni di tutti i tempi. Una delle più grandi esperienze sonore di tutti i tempi. E sti tizi che andavano a vedere i Clash, se li sono trovati davanti, li fischiavano perché volevano vedere i Clash. Dovevano fare la rivoluzione con i Clash, ce l'avevano davanti la rivoluzione e si sono cagati sotto. I punk. Mamma mia, mamma mia. Questo è il discorso. Il discorso è questo, cioè il discorso è la stessa cosa, scusami se continuo perché poi sai, No, no. no, ma che scusa. Il primo concerto che fecero i Repulsion, cioè i Type O Negative quando si chiamavano Repulsion, alla Moor nel marzo del 90, cioè la gente si è cagata sotto quando ha sentito The Runtermensch, quando ha sentito... Che ne so, Prelude to Agony, i metallari si cagavano addosso. Dice: ma che cazzo è sta roba? Ma noi pensavamo che gli Slayer fossero nazisti. Questi fanno proprio paura. Si cagavano sotto. Allora, ecco la rivoluzione, ecco l'impatto, la devastazione. Questo è il rock. Questo significa fare rock. Significa, è come il tuo amato e il mio amato Albert Tyler, no? Sta gente che andava ad ascoltare il free jazz, e lui lo diceva Albert Tyler, il free jazz, se non è veramente libero, che cazzo di free jazz è? È sempre il jazzettino che i bianchi vogliono sentire per stare tra... e noi dobbiamo stare tranquilli. E Infatti la allora musica sua, sa, cioè, fa paura. se ascolti Ghosts, è musica anche Fa paura. inquietante proprio. Fa paura. Fa Cioè tu paura. senti proprio l'urlo, l'urlo lo Sì, sì, senti. sì. Orrore, orrore ed euforia, no? Sì, senti proprio, è proprio la timbrica che va ad evocare proprio La tremori proprio, schiavitù, no? Dell'anima, la una cosa disperazione. proprio. Albert Tyler, per Vabbè, carità. Vabbè, lì fra poi stiamo su un discorso talmente elevato. certo, lo so, però è per far capire un attimino, ma non perché gli altri siano stupidi e non lo No, no, capiscono. per Cioè, carità, per carità. gli altri lo capiscono. Io voglio dire, mi rivolgo a chi rompe le palle, cioè che parla di rock, parla di rivoluzione, c'ha 60 anni e rompe le scatole a Scaruffi, parla dei punk. E poi non si rende conto che i punk si cagavano sotto di fronte ai Suicide. Quello era il punk. Alan Vega, quando diceva che faceva punk, era il 1970. Capite? Dove cazzo stavano i Sex Pistols? Dove cazzo stavano i Clash? Ma qua punk. Il punk. Quelli erano zozzi, sporchi, sudici. Cioè, C'eravamo Kanye Wave. Alan Vega si mangiava un tramezzino al giorno. Dormiva in un cartone. E allora cazzo può cantare Frankie Teardrop? Allora Esatto. sì. E Ghost Rider. È Ghost Rider, ecco il discorso, no? E allora Ecco. sì, quello sì. Vabbè, Mamma mia. ci siamo Discorsi da lasciati un brividi, po'. eh? Discorsi Certo, da perché poi brividi. sì. Perché se il rock deve essere rock, allora sì. E allora sì, allora Abu Lahab, uno che sta lì in Marocco e non sappiamo chi cazzo è perché ha paura di essere ucciso perché fa quella musica in Marocco, in uno stato. Voglio dire,
dove domina, insomma, comunque un stato musulmano, no? Voglio Certo. dire, e quello significa essere punk, non farsi la cresta, uscire fino alle 2 di notte, poi tornare a casa, il bacino della buonanotte e la mattina svegliarsi con la colazione, no? Ecco, In giornale casa. appoggiato sul ginocchio. Mannaggia, miseria. Cioè, allora, per carità, io ce l'ho un po' con quelli che venerano il punk ad oltranza. Non si rendono conto che il punk nel 67 era vecchio, eh? Quando Johnny Rotten si è rotto i coglioni e ha fatto i Public Image, allora lì hanno capito che significa, no? Tu prendi Metal Box e pensa a un qualsiasi disco punk classico e vedi la differenza. Pop Tones, Albatross, cioè Albatross. quando parte Albatross, lo dici, Madonna mia, No, no, quando parte tremendo. Tremendo. Cioè, ecco, lì poi, quando proprio, non ti dico il creatore del punk, ma comunque uno dei più importanti, fa una mossa del genere, due domande te le fai, no? certo, Chiude, è lui che ha chiuso una stagione, no? In qualche maniera. chiaramente, Quindi un che altre genio. prove servono? Cioè, nel senso, quanto bisogna ragionarci su una cosa? Quanto bisogna chiude gli occhi per non vederla, no? Anche il discorso interdisciplinare, cioè, è palese, cioè, nella musica d'oggi poi che è tutto talmente postmoderno, cioè appunto, che ne so, parlavi di Stubbscotch, ma pure che fossero i King Tears Bad Trip, cioè devi conoscere Albert Albert Tyler, sì. Tyler, no? Eppure stiamo a parlare di dischi che se passano 50 anni e probabilmente non è neanche lo stesso genere, perché uno è un tribal, che cacchio ne so, eh? E l'altro invece è un free jazz puro in qualche maniera. Capito? È tipo gli Shit and Shine con Albert Tyler, no? Gli Shit and Shine. Gli Shit and Shine. Che cazzo di nome, fantastico. No, capito? Cioè, queste cose sono, non lo so, sono importanti. E poi l'epoca nostra, cioè, se già sta cosa era difficile capirla negli anni 90, che era già l'era in cui la musica diventava un mescolone abbastanza preoccupante anche dei generi, no? Cioè, oggi nel 2022, ecco, per esempio, i dischi a cui tu dai 7, sono dischi in qualche maniera a me, questo entrando un po' più nello specifico, mi preoccupano perché a livello proprio di coordinate musicali non so più la mescolanza dei due sottogeneri o dei tre. Magari so la mescolanza di 8 sonorità diverse, 9 sonorità diverse. Quindi, se vogliamo, se sta cosa c'è stata difficoltà a capirla fino ad oggi e la gente se è messa ai prosciutti sugli occhi fino ad oggi, nel 2022, forse anche tardi per riuscire a interpretare nel verso giusto queste questioni. Perché oggi poi la musica rock, soprattutto, è diventata di una complessità. Infatti, se vedi, i gusti delle persone si stanno a spostare molto sul jazz, quello molto più fusion, molto più d'atmosfera, molto più avvolgente. Perché in qualche Sì. maniera rispecchia degli standard più intelligibili. Il rock invece, soprattutto quello underground e di valore, sta prendendo una deriva talmente complessa, talmente sfaccettata e talmente contorta, talmente Talmente postmoderno, come dicevi. postmoderna, che è diventato veramente complicato poi sciogliere i nodi. E quindi uno o arriva preparato o regà. Deve cambiare macro genere d'appartenenza. Veramente, se buttasse su un certo tipo appunto di jazz o qualcos'altro ancora, perché sennò il rock è diventato una bestia veramente difficile da imbrigliare dal punto di vista proprio dell'interpretazione. Ma guarda che se tu oggi utilizzi il rock ad un certo livello, guarda, ma magari qui magari qualcuno dice, può dire che io magari stia un po' esagerando, però è davvero una musica classica contemporanea. Cioè, perché ci sono delle band che, come dici tu giustamente, mischiano tantissime cose proprio perché vogliono rompere cioè spaccare gli stereotipi, vogliono guardare lontano, osano. Cioè il rock deve osare, il rock anche se sbaglia deve osare, cioè l'importante è osare, perché di canzoncine belle, io non ci metto niente a trovarne 1 miliardo andando sulla rete, 1 miliardo, non ci vuole niente, di canzoncine belle, orecchiabili, no? Quelle che metti in macchina con la ragazzina, no? Il braccetto.
Questo, vabbè, questo lo fai tu perché sei più giovane. Sì, Dove, tu, vabbè, tu metti il braccio, insomma, così guidi, no? Poi ti ferma la vabbè, polizia. insomma, poi col braccio, insomma, un'app, poi se lo rimette, un attimo, lo rimette sul volante, chiaramente quando Ma uno tu, vabbè, guida. tu solo quello puoi fare, poi devi guidarsi. Che fame. Voglio dire, poi, vabbè, poi ti do delle lezioni, dai, se, poi mi Sì, chiami, poi ti mi spieghi spiego. dove mette le mani quando guido. Mo mi fai sentire vecchio, insomma, mi hai fatto sentire vecchio, sto parlando come un vecchio. Vabbè, mi potresti essere figlio? No, non potresti essere No, mio no, se passiamo figlio. 10 anni, dai. Ma no, immagina un po' tu mio figlio, mamma mia, mi romperesti con gli uomini. Saremo Cioè... sempre a litigare, sempre a litigare. Dai, ruberesti dischi, libri, no, dai, Sì. sarebbe veramente uno schifo. No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, cioè, voglio dire, ma poi è bella, senti questa, Clam. La tua storia del rock non è abbastanza obiettiva. Non è Ma che abbastanza. critica, eh? Non è, No, papà, ma è allora. quella abbastanza che mi preoccupa. Ma che, No, ma. ma qual è il. Cioè, qual è lo scalino oltre cui diventa abbastanza? Cioè, No, che ma il altezza è? problema. Il problema non è abbastanza obiettivo. Naturalmente, io me lo immagino sto tizio, no? Sto tizio sicuramente avrà letto 10 schede. 8 con 8 schede di Scaruffierina era diciamo d'accordo, con due no, e quindi era abbastanza obiettivo. Cioè, da, capisci? Ma io perciò poi io quando leggo, ecco, la scheda di Beatles e di Bowie, una volta non era così cattiva, ma visto che gli hanno rotto i coglioni, ma quello si è divertito, capisci, a peggiorare le cose, perché poi se tu parli con Scaruffi dei Beatles, ad esempio, ma lui ti risponde anche in un modo, voglio dire, garbato, cioè ti spiega, è anche uno che ti appoggia, insomma, la risposta in un certo modo, ti fa capire il contesto, non è che ti dice no, i Beatles fanno schifo, da, da, che schifo. Perché poi, attenzione, quelli che adorano i Beatles apprezzano poi magari i Dead Sea, riescono a capire l'importanza dei Dead Sea, dei Royal Trucks. Immagino di no, anche se una Quasi traccia sempre appunto come no. Revolution 9 ti potrebbe dare anche un po' la spinta a Te cercare di potrebbe. capire che cavolo è quella roba, no? Perché Certo, parte della grandezza certo. dei Beatles sta proprio nell'aver rilanciato dei movimenti che sennò sarebbero rimasti underground se loro non li avessero portati un po' alla ribalta con dei loro pezzi, con degli elementi sonori infilati da qualche parte, no? E quindi no, però rimane là perché basta quello, cioè per capire cos'è l'avanguardia basta conoscere Evolution 9, che poi non è neanche, secondo me, sto gran capolavoro. Musicalmente è un esperimento interessante, ma non è un capolavoro. Però per un fan dei Beatles, quello basta come elemento emblematico per dire, questi erano, senti che avanguardisti che erano, hanno fatto questo esperimento che io non riesco manco a ascoltare, pensa quanto stavano avanti. Cioè no, hai capito che ti voglio dire? Ma infatti, guarda, io leggevo proprio, ma quando è stato ieri, una nuova, insomma, pubblicazione. Vabbè, poi non facciamo pubblicità magari occulta, insomma, ma comunque sto tizio scrive che Helter Skelter anticipa il metal. Helter Skelter dei Beatles anticipa il metal. Quindi praticamente tutta la suburbia americana dei primi anni 60 che suonava queste robe sgangherate, dure, pesanti, è scomparsa. Naturalmente sono i Beatles e I quindi Blue Cheer? anticipano. No, vabbè, ma capisci, ma poi ma anche andare a vedere che magari i Blue Cheer già stavano facendo quelle cose nel proprio garage già da qualche anno, però naturalmente sono i Beatles e quindi poiché sono famosi hanno anticipato il metal. Al massimo, quello è un garage molto incazzato. Sì, magari C'è un può anticipare discorso. un certo tipo di hard rock, se Ma vogliamo, magari no? non può anticipare proprio niente perché i Anzi, no, infatti è contemporaneo, cioè, anzi, è pure posteriore a alcune cose, mi sa, già Sì, dell'hard no, rock. il problema è che loro volevano rispondere agli U con un pezzo più cattivo, sembra di I Can See For Miles. Quindi capisci, cioè, a Che volte poi si fa ridere, mettono. poi, I Can See For Miles, che era così pesante all'epoca, cioè fa un po' Immagina un po', ridere. no, è per dire, immagina un po', ma scusami, tra l'altro ci sono stati anche dei pezzi rock and roll con delle chitarre anche molto dure alla fine degli anni 50, no?
E Porca quindi miseria. se proprio E volessi. Rockabilly era devastante. Ma in live Esattamente. quello di cui abbiamo parlato di coso, di Jerry Lee Jerry Lewis. Lewis, Quello è del Jerry Lewis. 64, mi pare. Sì, però naturalmente È lui utilizza tremendo. il pianoforte, quindi sai, per Cioè, sì, ma cioè. qualcuno non fa tanto effetto. In realtà quello Ma col è pianoforte tremendo, è di una pesantezza micidiale, cioè. è punk, È sembra punk. punk, sì. Veramente sembra punk, cioè Sì. quello veramente è un punk ante litteram. Cioè è tutto come uno se lo Ticket vuole to mettere in No, testa. Ticket to Ride era, io ho letto da una parte, ma su una rivista importante, non mi ricordo se era tipo addirittura su Rolling Stone, Sì, anche su che Ticket to Ride, sì, si Ticket to fanno Ride sempre. era anticipatrice di un certo modo di fare metal. Vabbè, Sì, vabbè, quindi naturalmente tutta quella comunque il metal scena. se lo devono essere inventati per forza i Beatles. No, vabbè, ma i Beatles, noi poi c'è anche la battuta classica che girava spesso sul forum di Oda Rock. I Beatles non è che hanno utilizzato il sitar nel pop per la prima volta. I Beatles hanno inventato il sitar. È vero, è Quindi, vero, è vero. gli indiani non l'avevano, il sitar non lo conoscevano, sono andati dai Beatles, sono andati lì a Mi Liverpool, serve uno alla fine. strumento a 40 corde per caso. Ci sono alzate 40 corde. E John Lennon gli avrà detto: fateci uno strumento che dobbiamo, no? Con George Martin. No, ma erano ancora, penso che erano ancora i Quarrymen e sono andati là sti santoni indiani a dire: ci volete, insomma, noi abbiamo bisogno di uno strumento. Cioè, capito? Noi ci divertiamo perché, per carità, che poi i Beatles erano soprattutto McCartney era un grande appassionato d'avanguardia, quindi veramente uno tosto, più di Lennon. McCartney era veramente Pure il Scaruffi tipo dice che McCartney è un genio della musica, ma come sì. critico, non come compositore. Vabbè, questa, ecco qua, Perché no? Perché c'ha avuto delle questa è la opinioni tua opinione. importanti McCartney sulla musica, cioè uno che c'ha cervello un sacco da quel punto di vista. Poi, Sì, oh, io i Beatles sono una band che amo alla follia, ma non metterò mai una motivazione di tipo storiografico per spiegare la loro grandezza. Come ma esattamente, ma allora io posso inventori, dirti, no? Deforme. posso, No, certo, ci posso metterei Brian dirti che. Wilson. Ah beh, noi di Brian Wilson abbiamo parlato, quindi va. Andate, che bello, andatevi a vedere la discussione su Pet Sounds, molto bella. Facciamo un po' di pubblicità perché Pet Sounds veramente lì ci ha rubato il cuore, no? In quella serata veramente sono uscite fuori Mamma cose mia, allucinanti. pazzesco. Ecco, per Brian Wilson, per me è il genio pop degli anni 60. Per me è il genio pop. Wilson è un genio straordinario, quindi questo è fantastico. Poi la cosa bella che dice Scaruffi è che diciamo, gli direttori si lamentano con Scaruffi che lui non accetta le critiche. Ma secondo te che significa accettare le critiche, Claudio? Cioè, allora tu hai un giudizio, no? Allora io dico, per me XY è il più grande disco della storia del metal. Tu mi fai una critica, io se non cambio idea non accetto le critiche. Questa è la visione, insomma, del lettore Non lo so, lì forse si riferivano più al modo un po' strafottente che c'è alcune volte di risponde. Non lo so, sinceramente non c'ho proprio idea perché mi pare una critica talmente astrusa questa. Cioè, medio. Ma infatti, ma poi il mo, il che mo, vuol il dire non mo, accetti i gridi? Cioè, nel senso. che non cambi idea, non cambi idea. Cioè, se tu hai un Ah, tu l'hai giudizio. interpretata in maniera proprio così No, coatta no, la no, no, e questione. si interpreta così perché è legata anche, diciamo, a discussioni che a volte faccio con lui, no? Legate al fatto che naturalmente se tu hai una posizione su un certo disco e quella posizione non la cambi, allora tu le critiche non le accetti, perché accettare una critica significa dire ok, hai ragione. Cioè, capisci? Ma quando parliamo però di giudizio estetico, capirai che le critiche lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, a meno Perché che non mi poi. poni una motivazione di tipo appunto storiografico, bibliografico, roba Beh, così. Lì chiaramente il certo. discorso è diverso, parli di qualcosa di statistico. Eh certo, sì, certamente. Però. Se uno mi dice che i Black Sabbath hanno inventato il glam rock, beh, penso che sia piuttosto oggettivo, no? E poi è bella questa risposta quando ho letto che il critico X ha un'opinione diversa dalla tua e lui chiude la risposta dicendo: decidi tu se tutti i dischi pubblicati nella storia del rock sono dei capolavori. Perché naturalmente, no, se tu parli con migliaia di persone
Prendiamo una band. Una band ha fatto 50 dischi. O ci sarà sicuramente qualcuno che apprezza quel disco, quel disco, quel disco. Quindi tutti i 50 dischi sono capolavoro. Quindi mi arriva la prima critica, la seconda critica, la terza critica. Cioè, quindi è bellissimo, no? Cioè, perché poi ognuno c'ha il suo disco preferito. Quindi il problema è rendersi conto che come vogliamo giudicarla la musica. Cioè, Scaruffi dice oggettivamente, per quanto diciamo attiene alle sue idee sulla critica, come valuta la musica. Gli altri critici non lo fanno. Ti ho detto, sto direttore di questa rivista mi diceva che quando lui mette dei voti, non li lega a tutti i voti che ha messo in precedenza. E poi mi diceva anche un'altra cosa, ne ha parlato in una lettera pubblica. Ha detto, non è detto che i dischi debbano essere ascoltati più di una volta. Oh, a Chiudiamo Scaruffi. questo discorso che è molto interessante. Hai fatto bene a Chiudiamo, tirarlo fuori chiudiamo. perché non ci stavo. Mi era un po' Sì, passato ecco di mente, ma secondo qua, me è un chiudiamo con ottimo modo. questo. Sì, chiudiamo con questo. Allora, non è detto che tutti i dischi debbano essere ascoltati più volte. Allora, io ho capito questo, no? Discutendo negli anni con gli appassionati. Se ascolto un disco mezza volta e metto 8, sono bravo. Se ascolto un disco 10 volte e metto 5, non capisco niente. Soprattutto se l'artista è famoso. Soprattutto se l'artista è famoso, non l'hai ascoltato bene, lo devi approfondire. Ma io a volte ti dico proprio la verità: dopo il primo ascolto, per me quel disco magari valeva 6, dopo 10 ascolti, gli ho messo 4. Cazzo, era meglio non approfondirlo. È vero, sì, Quindi perché il come c'è il discorso è rischio che possa complicato. salire, c'è anche il rischio che possa scendere, È tipicamente certo. scende. Eh certo, sì, tipicamente scende, a meno che non sia un disco così particolarmente stratificato. Vabbè, insomma, abbiamo detto alcune cose, potremmo ancora No, ma dirne tanto tante. arriveranno sicuramente tanti commenti quando pubblicherò il video su YouTube, arriveranno tanti commenti e ci saranno degli spunti interessanti. E Sì, che poi magari. quindi possono uscire fuori veramente delle belle cosine, anche partendo, perché questo alla fine è uno spunto, no? Cioè si è parlato di Scaruffi perché è un po' la rappresentazione di un certo modo di fare critica che noi, io e Francesco, riteniamo molto rigoroso. E che in qualche maniera può innestare proprio una chiacchiera sulla critica, che poi noi già abbiamo affrontato questo sul canale di White Noises, recuperatelo sul canale YouTube di appunto White Noises, c'è un video molto bello diviso in parti, dove io e Francesco parliamo proprio di questo, ma in realtà ragionare sulla critica fa molto bene, secondo me, farlo quando capita, proprio perché per capire bene il valore di un qualcosa, bisogna capire bene come si valutano le cose. Ok? O come si possono valutare le cose, no? Esattamente. E quindi il discorso sul metodo è fondamentale poi per agire, perché tu non puoi curare una persona che sta male se non c'è metodo, eh? Gli fai peggio. Se soccorri uno per strada che ha fatto l'incidente, che è cascato dalla moto, se non sai dove mettere le mani, è meglio che lo lasci lì. Perché Sì, magari gli esattamente. vai a levare il casco e fai peggio, no? Ecco. Quindi, parlare di critica, secondo me, è sempre importante. E magari, ecco, questo video potrà portare dei buoni frutti e ci porterà sicuramente tantissime critiche, perché abbiamo parlato veramente, ecco, forse è del critico più chiacchierato del mondo. Sì, Almeno fra quelli certo. contemporanei, perché poi c'è Lester Banks e Certo. tanti altri. Però sicuramente il più controverso. Sicuramente il più controverso. E che prima o poi, si spera, ospiteremo. Lo spero. Magari, se riesco a convincerlo, riusciamo a convincerlo, vabbè. Beh, per Bisogna quanto lavorarci un pochino. riguarda, sì, vabbè, ci proviamo. Per quanto riguarda le critiche, noi vogliamo, aspettiamo proprio questo, cioè le critiche che siano però costruttive, perché alla fine è molto più bello, per quanto mi riguarda, parlare di critica in generale piuttosto che di dischi. Che di dischi è bello parlare, però poi è bello poi anche parlare di critica per capire poi come affrontare i dischi. Altrimenti non si capisce, cioè uno per valutare qualcosa noi dobbiamo avere gli strumenti e conoscere appunto il metodo, quindi magari raccoglieremo un po' tutte le critiche, le osservazioni e magari ci facciamo poi un'altra bella chiacchierata dove E andiamo ad veniteci a approfondire. dire se siamo stati abbastanza obiettivi.
Ragazzi, io oggi concludo qui la live assieme al buon Francesco. Saluta Fra, che andiamo in chiusura. Ciao Ciao ragazzi, ci vediamo e grazie per essere stati con noi, insomma, e seguiteci, insomma. Veramente, grazie a tutti per la compagnia. Mi raccomando, per quando poi il video andrà su YouTube, mettete like, commentate, iscrivetevi, fate tantissime cose, condividete, mandate il video a tutti gli scaruffiani che conoscete, perché anche noi abbiamo bisogno che qualcuno ci odi, perché altrimenti come diventeremo mai famosi? Io e Francesco. E quindi fate girare il più possibile il video e sotto trovate tanti link, c'è anche il mio Patreon MassuttaIP, un'altra piattaforma, potete richiedermi recensioni personalizzate, cose. Le persone che mi hanno chiesto delle recensioni personalizzate non temano, non mi sono scordato. Non sono scappato quei soldi nel Nuovo Messico, no, e sto cercando di tornare gradualmente su internet perché è un periodo un po' particolare fra lavoro e cose personali, quindi non sono sparito, anzi, queste sono delle buone occasioni. Tornare in compagnia vale forse Ma perché non doppio. lo dici? Perché non lo dici che stai, insomma, sei in diretta da Città del Messico? Sai dire? Mi sono portato la stanza. Cioè, ho portato tutto quanto lì così da non essere scoperto. Cioè, avrei Lo scoperto sfondo. dal ventilatore. Perché c'è un ventilatore nella mia stanza a fine febbraio? Perché sto nel New Mexico. Prima ho visto passare anche un messicano, c'era cioè, con un cappello. E il sombrero che mi è passato. Levate, levate. E, ragazzuoli, davvero, grazie per la compagnia e ci vediamo per un prossimo video. Fra. Salutiamo Ciao Andrea, definitivamente. alla Ciao. prossima, ciao. Ciao ciao.